Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con. La persona che sarà nostra ospite oggi è veramente una donna straordinaria. Si chiama Barbara e ha avuto un'esperienza molto particolare nella sua vita che ha gestito in un modo incredibile. Adesso la invitiamo. Eccoti qui, voilà. Ci tenevo veramente tanto a farvela conoscere perché secondo me c'è una bellissima morale in questa storia, ovvero quando un medico vi dice una roba terribile non credeteci al 100%, andate avanti a fare le vostre ricerche perché potreste scoprire delle cose molto interessanti come è successo a Barbara. Vediamo se l'ho invitata bene, no, non l'ho invitata bene, vediamo. Adesso forse l'ho invitata. E buongiorno a tutti, ciao, 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 buongiorno, buongiorno, che bella. Ciao Elena, ciao anche Barbara. Adoro i tuoi capelli. Grazie, come stai? Bene, bene, un po' emozionata, questa è la mia seconda diretta, però non sono brava come te, ecco, spero di cavarmela perché ci tengo molto a dire quello che voglio dire. E quindi ti ringrazio Sono per avermi certa che andrai dato. Alla grande, guarda, alla grande. E allora, prima di tutto ti presento. Allora, Barbara, tra l'altro ci saranno anche delle altre cose molto interessanti che ci potrà raccontare Barbara, perché lei vive in Svezia, che è un paese che ha gestito questo ultimo anno e mezzo in una maniera molto diversa dalla nostra. Quindi alla fine magari ci racconti anche un pochino questa cosa, ma soprattutto Barbara, tu hai due figli, giusto? Giusto, un figlio che a giugno compirà 22 anni e Letizia che ne compirà 17. E Letizia, quando è arrivata a circa 9 anni, se non A 9 sbaglio, anni, sì. ha iniziato ad avere dei grossissimi problemi. Sì, esatto, una cosa impensabile perché insomma era sempre stata una bambina sanissima, non era mai stata in ospedale prima, non aveva mai fatto le analisi del sangue. E in realtà non è che ha proprio iniziato ad avere dei grossissimi problemi, ha avuto una febbre normalissima, solo che il pediatra mi disse all'epoca: ha una tosse che non mi piace, se con l'antibiotico continua ad avere la febbre, nel weekend portatela in pronto soccorso. E noi siamo andati tranquillissimamente pensando, insomma, alla fine era un inizio di polmonite da micoplasma, una cosa semplicissima. Le hanno fatto però abbastanza comune. Le sue prime analisi del sangue e sono venute fuori piene di stelline, cioè sembrava un caso disperato, in realtà era una bambina ancora con una vita normalissima. Soprattutto c'era un valore che si chiama creatin fosfochinasi, che è una sostanza che si trova all'interno dei muscoli, che era altissimo, a livello di una distrofia muscolare di Duchenne, che è una malattia genetica molto molto grave. E quindi loro hanno pensato che questo micoplasma che aveva causato la polmonite avesse anche creato un'infiammazione generale dei muscoli. Ma visto che il valore deve essere circa un massimo di 150 e lei aveva 5.000, il danneggiamento muscolare era così importante che ci hanno ricoverato per 2 settimane. In queste 2 settimane da 5.000 è arrivato a 10.000. Mamma mia. E quindi ci hanno rimandato a casa con la proibizione di farla camminare, di farla muovere, l'hanno messa subito in sedia a rotelle. Lei, poverina, era una bimba di 9 anni, normale. E allora, non so, quando le scappava la pipì, saltava su dalla sedia a rotelle e correva in bagno. E io la dovevo sgridare, dicevo: Leti, non puoi fare così, ti si rompono i muscoli. Ritorna sulla sedia a rotelle, lei correndo tornava sulla sedia a rotelle. Amore. Ma queste 2 settimane di sedia a rotelle, poi altre 2 settimane a casa, poi siamo andati a controllo, questo valore era ancora alle stelle, ci hanno ricoverato un'altra settimana, poi un'altra settimana a casa. Alla fine lei faceva fatica a camminare perché tenuta sempre ferma, completamente bloccata, senza andare a scuola per mesi. E non riuscivamo ad arrivare a capo di
una diagnosi. E comunque quello che le facevano in ospedale erano semplicemente delle trasfusioni di acqua, perché lei doveva bere, secondo loro, ma poi secondo me è stato anche un grossissimo errore, 7 litri di acqua al giorno, perché questo valore, questa sostanza che fuorisciva dai muscoli, andava ad intasare i reni. E lei era a grosso rischio di blocco renale o di dialisi. Noi, davvero, una bambina sana, siamo piombati in questa realtà sconosciuta, in realtà. E quindi, presi un po' dall'ansia di arrivare a una diagnosi, l'abbiamo portata negli Stati Uniti, un ospedale molto conosciuto che poi, caso vuole, Scusa, scusa Barbara, tu tranquillo. eri in Svezia già in quel momento, giusto? Allora, io ero tornata in Italia da 11 giorni. Avevo fatto un anno in Svezia quando Letizia aveva tra i 7 e gli 8 anni. No, sì, tra i 7 e gli 8 anni. Poi aveva fatto un mese di scuola qua in Svezia e poi eravamo tornati in Italia e lei si è ammalata all'inizio di ottobre. In realtà dovevamo rimanere in Italia, poi siamo ritornati in Svezia. Perché qua è tutto più semplice, specialmente se uno ha un bambino con una disabilità ed è scolarizzato qua normalmente, mentre in Italia ci sono delle leggi, per esempio sulle assenze scolastiche, che creano dei grossi problemi ai bambini che sono in ospedale, perché comunque se fai più di 3 mesi di assenza devi ripetere l'anno per legge. Eh sì, è una legge che c'è in Italia, quindi noi ci siamo salvati con il mese di scuola che aveva fatto in Svezia prima di tornare in Italia. Perché in realtà lei in Italia poi ha fatto questi 11 giorni di scuola e poi, anche se sapevano che lei era in ospedale, le maestre carinissime sono venute, cioè una maestra in particolare è venuta sempre a trovarla in ospedale. Il maestro di educazione fisica ci ha incontrato perché lui aveva accompagnato in ospedale la sua fidanzata e ha visto Letizia sulla sedia a rotelle che scendeva, la tiravano giù dall'ambulanza, quindi è venuto subito. Quindi loro sapevano che Letizia non era in crociera, non eravamo in vacanza, sapevo. Però purtroppo la legge è questa, se un ragazzino perde un terzo dell'anno scolastico, in realtà noi siamo riusciti con quel mese a non arrivare a un terzo di assenze, deve poi ripetere l'anno. E gentili ti dicono che non è una bocciatura, però di fatto per un bambino è una bocciatura. E Certo. comunque sarebbe stato un problema che noi pensavamo che si sarebbe ripetuto poi anche per gli anni successivi, perché poi l'abbiamo portata negli Stati Uniti, abbiamo ricevuto la diagnosi di una malattia genetica ultra rara, incurabile, ma non degenerativa. Quindi questi malati hanno dei periodi in cui stanno meglio e dei periodi in cui stanno peggio, e non mortale per fortuna, quindi, ma appunto si può morire per Come gli si chiama la effetti. malattia? Si chiama glicogenosi di tipo 5. Ci sono 15 tipi di glicogenosi per il momento, ne scoprono sempre di nuovi, e viene chiamata anche malattia di McCardle. È una malattia causata dalla mancanza di un enzima, e questo enzima è necessario per trasformare il glicogeno accumulato nei muscoli in glucosio, cioè in una fonte energetica che la persona può utilizzare. Quindi, essendo il glicogeno accumulato nei muscoli, l'80% del glicogeno che noi abbiamo, cioè della benzina che utilizza la nostra macchina, capite che uno rimane con solo il 20% e il corpo è anche bravo a scegliere dove mandare quel 20%, perché ovviamente il cervello ne ha bisogno e ovviamente la muscolatura volontaria del corpo è l'ultima cosa importante. Questa malattia, per Certo. fortuna, non intacca gli organi interni, la tipo 5, poi altri tipi di glicogenosi purtroppo sì. Il cuore non ha problemi, però uno non può più usare i muscoli, cioè li può usare, ma danneggiandoli, perché praticamente, per avere carburante, il corpo utilizza le proteine di cui sono fatti i muscoli, trasformandole in zuccheri,
e diventano la nuova forma energetica, la nuova risorsa energetica, come un cannibalismo. Cioè, perché praticamente il corpo non è che non è in grado di usare il glucosio, non è in grado di usare, cioè Brava. di trasformare il glicogeno in glucosio. Esatto. E Wow. infatti è una malattia dolorosissima. Ci sono degli adulti che sono sotto morfina perché capisci che trasformare le proteine di cui sono fatti i tuoi muscoli in fonte energetica è una cosa assolutamente super, super dolorosa perché ti rompi i tuoi muscoli. Se pensi al dolore di un crampo, immaginati un crampo che dura per giorni perché poi i muscoli impiegano 3-4 giorni a ripararsi. Io un Wow. giorno ho detto a Letizia: guarda Letizia, vorrei avercela io questa malattia al posto tuo. E lei mi ha risposto: mamma, tu non avresti resistito, fa troppo male, non ce l'avresti fatta. Mi ha risposto così. Io mi guarda, mi viene la Quanti pelle anni d'oca. aveva? E aveva 9 anni. Come Mamma mia. dire, no, la tengo io la malattia perché è troppo per te, tu non ce la faresti. Cucciolo amore. È stato veramente. Quindi tu sei andata in America, tra l'altro sei andata in America, cioè non è che sei andata in un ospedale qualsiasi, dove sei andata? Sono andata alla Mayo Clinic, che è l'ospedale che è appunto padre della chetogenica. Lì l'hanno inventata, tra virgolette, perché poi no, dai, Elena, mi fai piangere anche Vabbè, dai, cioè, a me. È una proprio lì storia a hai lieto detto fine. questa la chetogenica. Annuncio a Va tutti bene. che è comunque una No, storia a lieto bellissimo, cioè fine. il finale è bellissimo, però cioè, una bambina che ti dice così ti spezza il cuore, cioè non Eh sì. immagino tu che cosa possa aver pa No, no. passato. Comunque, vai alla Mayo Clinic Alla e... Mayo Clinic. E lì, bravissimi, bravissimi, bravissimi con la diagnosi, l'hanno anestetizzata, le hanno preso 2 centimetri cubici di muscolo da una gamba e hanno analizzato il muscolo. Intanto lei aveva questo CPK che aveva superato 40.000, quindi Cos'è il CPK? Era quello di cui questa dicevi prima. creatine fosfochinasi, esatto, Ok. ormai urinava solo 40.000? qua, più di 40.000, c'è scritto più di 40.000 perché Non il riescono ad laboratorio estrarre. non riusciva, sì, infatti, sarebbe bastato diluirla e poi rimoltiplicare, ma lasciamo E perdere. il valore normale dovrebbe essere 100, 500, giusto? 150, A 150. 150. Sì, quindi lei ormai urinava solo 3 volte al giorno, mattina, una volta durante la giornata e sera. Quindi era sempre: bevi Letizia, ti faccio un tè, ti faccio questo per farla bere, però è stato veramente. E addirittura una volta è stata ricoverata perché ha urinato una sola volta in 24 ore. Quindi comunque sono stati molto molto bravi con la diagnosi. Ci hanno dato questa diagnosi di glicogenosi di tipo 5, una malattia mai sentita nominare prima nella nostra famiglia, e un po' meno bravi con la terapia. Che tra Però l'altro proprio loro, voglio proprio dire, loro, proprio cioè, loro. perché come diceva prima Barbara, voi dovete sapere che la Mayo Clinic è stata la prima, correggimi se sbaglio, ad applicare la dieta chetogenica nei bambini epilettici farmacoresistenti, ma stiamo parlando degli inizi del Novecento. 1929, mi sembra. Sì. Sì, Quindi insomma, ne avevano di esperienza in chetogenica. beh, poi penso che non l'abbiano più utilizzata perché poi adesso, da quando sono arrivati i farmaci, gli antiepilettici, infatti, appunto, adesso viene applicata per i bambini farmaco-resistenti. Vuol dire che prima provano tutti i farmaci. Se proprio non c'è più speranza, la chetogenica, cosa anche strana perché. Insomma, la chetogenica non ha gli effetti collaterali dei farmaci, quindi secondo me, che non sono un medico, non sono un ricercatore, ma se fossi stata la mamma di un bambino epilettico, per me quella sarebbe stata la prima opzione. Lo so, tanto. Adesso, con quello che so adesso, io prima non sapevo assolutamente nulla di nutrizione, ma niente, non avevo mai neanch'io fatto una dieta in vita mia, che di solito, cioè, capita, ma io non l'avevo mai fatta prima, quindi cadevo proprio dalle nuvole e ho creduto ciecamente a quello che mi hanno detto i medici. Mi hanno detto: ok, la bambina non può usare
il glucosio immagazzinato perché trasformato in glicogeno. Ma se voi le date glucosio in continuazione, lei ce l'avrà sempre e non avrà bisogno di usare le riserve. Quindi io, che sono una molto precisa, direi troppo precisa, mi sono messa un bello orologio, una bella sveglia nel telefonino ogni 2 ore esatte, perché avevo calcolato che appunto 2 ore potesse durare lo zucchero che le davo, e le davo succo di frutta, le davo una caramella, le davo. Loro si erano raccomandati di non farla ingrassare. Ecco, voglio sottolineare che se uno dà a un bambino ogni 2 ore dello zucchero, e poi la raccomandazione era appunto una dieta ad altissimo contenuto di carboidrati, con anche delle bibite con almeno 20 grammi di zucchero, ogni volta che avesse dovuto fare un'attività fisicamente impegnativa, che ha 9 anni. Comunque è stata una raccomandazione basata su un esperimento scientifico fatto in Danimarca nel 2008 a Copenaghen, e gli hanno confrontato una dieta per questi malati, una dieta ad alto contenuto di zuccheri con una dieta ad alto contenuto di proteine. E noi sappiamo che le proteine non sono una fonte energetica, ma devono essere poi dal corpo trasformate in zuccheri per diventarlo. Quindi hanno dato a questi malati zucchero già pronto e proteine che poi avrebbero dovuto trasformare in zuccheri. E hanno visto che c'era un leggero miglioramento nelle prestazioni, ma leggero, con lo zucchero già pronto. Questo esperimento è stato fatto su 7 malati. Indovina per quanto tempo? 3 settimane? 3 giorni. 3 giorni. Ed No, vabbè, ma io non. è diventata la raccomandazione principale per questa malattia, perché è vero che è stato fatto su 7 malati per 3 giorni, però è stato pubblicato e ripubblicato molte volte su varie riviste. Quindi ovviamente i medici della Mayo Clinic sono andati a digitare la malattia, hanno visto che c'erano più pubblicazioni su questa cosa. E ci hanno raccomandato di fare così. Io ti dico solo che Letizia era una bambina normopeso, in 7 mesi è diventata una bambina sovrappeso, che non si muoveva più, che aveva problemi, non mangiava più da sola, la dovevo imboccare, era in sedia a rotelle perché non ce la faceva. Beh, intanto dovevo frullarle il mangiare perché si danneggiava i muscoli della mascella, masticando con la masticazione. Poi non reggeva, riusciva ancora a reggere il cucchiaio, ma quando era vuoto, se c'era su questa specie di omogeneizzato, lei non ce la faceva più, oppure ce la faceva per un paio di cucchiaiate, poi basta. Ti dico che la sua migliore amica a scuola la doveva imboccare in mensa, la portavano in sedia a rotelle, la doveva imboccare, la maestra scriveva per lei, perché lei non riusciva a scrivere, aveva questi crampi. E Povera niente, cucciola. ma io non pensavo, non avevo collegato questo peggioramento all'alimentazione, perché io davo per scontato che il consiglio che mi avevano dato fosse la cosa giusta da fare. Mi sembrava anche logico, perché dico, lei non può usare lo zucchero immagazzinato, se io lo zucchero glielo do, cioè aveva una sua logica nel come me l'avevano spiegato. Io non sapevo nulla di quanto facesse male lo zucchero, niente. Ti sto parlando del 2013, inizio 2014, quindi almeno io non avevo questa consapevolezza sui danni che lo zucchero fa a tutti, però a maggior ragione su una persona che ha un metabolismo degli zuccheri che non funziona, cioè adesso. E poi, E poi, cioè, però tu hai però, detto che tu ti sei comunque fidata di quello che ti hanno detto la Mayo Clinic, però non hai smesso di cercare. no, siccome ero a casa tutto il giorno e anche tutta la notte, dormivo con Letizia perché lei delle volte aveva problemi anche a respirare, quindi dovevo metterle una macchinetta apposta che le dilatasse le vie respiratorie, quindi
Stavamo tutto il giorno a casa praticamente ormai. Lei la scuola andava forse un'ora al giorno, mai 5 giorni. Cioè, stavamo qua io e lei e basta. E quindi io ho iniziato a studiare questa malattia, perché, ma non perché pensassi di fare io chissà che cosa, cioè volevo solo capire che cosa stava succedendo a mia figlia, cioè una bambina bellissima, vivacissima, sciava, nuotava, andava a cavallo, 4 anni di danza classica, cioè una bambina come tutte le altre, se non Sana. molto più vivace, persino di suo fratello. Cioè, io, se mi avessero detto chi dei due ha una malattia muscolare, io avrei detto lui, perché lui invece era sempre a leggere, seduto a leggere, a studiare, a leggere, a studiare, e non era assolutamente vivace dal punto di vista del movimento fisico come Letizia. Lei invece era una bambina super attiva, io non capivo cosa fosse successo. C'era una cosa che a me era rimasta proprio qua. Sai quando c'è una roba che non Guarda, cioè, digerisci? mi è rimasta in me, quando me l'hai detta, mi ha talmente colpito che la so anch'io quella roba che tu adesso dirai. Spero che Vai. sia quella. Allora. Perché ragazzi, allora è importante una cosa nella vita, osservarla la vita, cioè prestare attenzione perché ci sono tanti segnali. E adesso Barbara vi dirà quello che a lei, lei non le tornavano i conti. Perché? Esatto, era così. Perché la malattia era genetica. A lei mancava questo enzima dalla nascita e io questo l'ho chiesto più volte. E allora perché prima sembrava apparentemente una bambina normale, No, non mentre sembrava dopo apparentemente, lo era. lo era apparentemente, perché questa malattia genetica comunque l'aveva e ce l'ha ancora adesso. Io Certo. voglio sottolineare questo per tutti i malati, perché non voglio dare false speranze. La malattia ce l'avete dalla nascita, è genetica, e finché non si arriva a correggere la mutazione genetica, la malattia genetica resta per sempre. Questo tipo di alimentazione, insomma, la via d'uscita, la salvezza che abbiamo trovato noi, permette di bypassare i sintomi. Per me, che non sono un medico, è una cura. È una cura. Tutti i medici diranno che non è una cura perché la malattia ce l'hai ancora, semplicemente non hai sintomi. Ok, è un trattamento molto efficace, mettiamola così. Diciamo Mettiamola che è in una questo. soluzione. È una soluzione che permette una vita completamente normale a delle persone che erano comunque destinate, a seconda del livello di gravità di questa malattia, perché come tutte le malattie non è che tutti erano in sedia a rotelle, però per esempio c'era una bambina inglese che dai 5 anni usava la sedia a rotelle e tuttora la usa. E quindi, scusa, oddio, non sono bravissima a fare le dirette, come salta No, non tutto. salta niente, sei No, tu mi classica. vedi, io non mi vedo più, vedo dei messaggi. Perché forse ti sono venuti sui messaggi. Boh, adesso magari sì. Non li leggo, ragazzi, mi spiace se non No, dopo li rispondo, leggiamo, però io dopo li non sono leggiamo capace. dopo. Dopo li leggiamo, intanto E chiacchieriamo. niente, cioè io chiedevo ai medici, ma prima ce l'aveva l'enzima? Tanto ero ignorante io, perché è chiaro che se uno nasce con una malattia genetica non ce lo può avere prima l'enzima. Cioè, ma allora perché era normale prima? Era una bambina normale. Ma poi io insistevo, sono anche andata a chiedere ai suoi insegnanti delle varie attività sportive, ma voi avete notato qualcosa? Perché ho pensato, magari io da mamma la vedevo talmente bella, talmente perfetta, talmente super come vediamo noi i nostri figli, che non me ne sono accorta, dico, boh, le fette di salame sugli occhi, dico, magari. E tutti, compresa l'insegnante a scuola di ginnastica, mi hanno detto, ma no, non era la più brava di tutti negli sport, ma era media, medio-alta, anzi, nelle varie attività. Quindi dicevo, no, ma lei prima questo problema non ce l'aveva. Cioè, come faceva il corpo a funzionare prima? E adesso non funziona più neanche per scrivere. Lei suonava il pianoforte, ha dovuto smettere perché si danneggiava tutte le mani. Una volta andando in altalena, che lei ha sempre adorato l'altalena, mi è tornata a casa con le mani così, come se stesse tenendo l'altalena, e
E quando i muscoli si danneggiano, forse questo non lo sai, rimangono bloccati in quella posizione per giorni. Per esempio, lei con dei colpi di tosse si è danneggiata i muscoli addominali una volta, era seduta ed è rimasta in posizione seduta per 3 giorni. Se si danneggiava le braccia, per esempio, rimaneva con la stessa maglietta perché era impossibile togliergliela finché non le passava questo dolore, perché io non potevo peggiorare il danneggiamento muscolare. Quindi lei era rimasta per 3 giorni con le mani così. Questo blocco delle mani fisse in una posizione è molto molto comune per questi malati, perché per esempio se uno ha un sacchetto, una borsa, no, può capitare. Lei tutte e due le mani, perché giustamente è l'altalena. E quindi io dico, ma questa cosa qua non era mai successa, delle volte le gambe tese e non poteva più salire in macchina, cioè come una statua, solo per quella parte del corpo danneggiata. Poi si riparava e tu, per questo ti dico, non era degenerativa, perché i muscoli sono in grado di ripararsi. Certo che poi arrivati più in là negli anni, se uno per esempio fa un lavoro che danneggia sempre lo stesso muscolo, quello lo perde. E niente, quindi mi dicevano i medici che questo tipo di malattia, cioè la glicogenosi di tipo 5, si accende nella tarda infanzia. Adesso, per me, Io era ti una adoro, Barbara. Io ti lampadina, cioè, adoro. che Ti non si adoro, accende. ti adoro. Vai, adesso. Per me era una roba inconcepibile. Dicevo, ma come, cioè, come si accende sta roba qua? Praticamente. Io non so se tutte le persone che ci seguono sanno cos'è una dieta chetogenica. Credo che Magari, una buona parte ecco, una lo buona parte, ma sappia, lo però riassumo vai pure, in vai 2 secondi. serena. Una dieta chetogenica è una dieta che ci fa mangiare un altissimo contenuto di grassi e un bassissimo contenuto di carboidrati e zuccheri. In questo modo il corpo non ha lo zucchero sufficiente come fonte energetica e passa all'utilizzo dei grassi. Sì, che è una fonte energetica, i grassi sono una fonte energetica alternativa. Si può fare sia con la dieta mangiando così che per esempio con il digiuno. Quando noi non mangiamo, chiaramente non abbiamo zuccheri e carboidrati perché non mangiamo, non abbiamo neanche i grassi, ma abbiamo il grasso corporeo. Quindi entriamo in questo stato di chetosi, che vuol dire che il nostro corpo usa questa energia alternativa agli zuccheri. E noi usiamo il grasso corporeo. Quindi la dieta chetogenica, tutte le diete chetogeniche, ce ne sono di vari livelli, ci fanno utilizzare il grasso trasformato in chetoni come nuova fonte energetica. E quindi, in questo caso, nel caso della malattia di Letizia, della malattia di McArdle, vi ricordo che si chiama anche malattia di McArdle, poi vi dico perché. Lei ha iniziato ad usare questa energia alternativa e dopo solo 3 giorni di dieta chetogenica ha iniziato appunto a usare i grassi. Ripetiamo un attimo questa cosa, ti prego, perché è troppo Super. importante. Sì. Allora, Dopo quanti giorni che l'ha messa dopo in tre digiuno? giorni, ma ci sono malati che lo fanno, che entrano in chetosi anche dopo un giorno, perché la caratteristica dei malati di glicogenosi di tipo 5 è che loro non svuotano le riserve di glicogeno. Quindi quella che noi chiamiamo cheto flu, cioè il cambiamento metabolico, il cambiamento di fonte energetica, loro lo fanno molto più velocemente di noi, perché noi dobbiamo svuotare tutte le riserve di glicogeno. Infatti, quando iniziamo la dieta chetogenica, spesso facciamo anche tanta pipì perché usiamo il glicogeno, si libera l'acqua che è legata a questo glicogeno e solo dopo iniziamo a usare i grassi. Invece, i malati di glicogenosi, il glicogeno ce l'hanno inaccessibile. Quindi è come se non ce l'avessero, è come se uno avesse un frigorifero pieno di mangiare, chiuso con una catena e un lucchetto, e sta morendo di fame. E noi arriviviamo con altro cibo quella persona lo mangia subito. Invece, per noi che non abbiamo la malattia, è necessario prima svuotare le riserve di zuccheri, cioè prima il corpo sceglie la via semplice, cioè continuare a usare lo stesso carburante. Perciò lei ha impiegato 3 giorni. Ci sono malati appunto che entrano in chetosi in un giorno. Probabilmente quello che penso io è che, non conoscendo io la dieta chetogenica quando ho cominciato, non avendola mai sentita nominare prima, probabilmente
cioè, non ho fatto tutto perfettamente. Io, mio marito e nostro figlio di 15 anni abbiamo impiegato una settimana, abbiamo passato una Keto Flu da incubo e Letizia solo 3 giorni, però li ha passati a letto sempre perché lei era già malata e quindi con in più questo cambio metabolico che sul corpo è una bella mazzata. Lei è stata proprio male, 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 tant'è che io avevo anche pensato di interrompere la cosa perché dico non è possibile, ma ero veramente disperata e quindi siamo andati fino in fondo. Lei si è svegliata, mi ha detto: mamma, io sono guarita, voglio andare a scuola a piedi. Ho Che tenero. detto, e non voleva neanche che l'accompagnassi perché voi non sapete che dalla prima elementare i bambini svedesi vanno a scuola completamente soli. Wow. Noi siamo arrivati col telefonino, infatti devi stare attenta perché di mattina alle 8 sul marciapiede ci sono tutti questi bambini piccolini che camminano. C'è stato il periodo della caccia dei Pokémon che ti vengono addosso perché loro la strada non la guardano assolutamente. Noi Amori. siamo arrivati in seconda elementare qua, quando Letizia faceva la seconda elementare e ricordo che lei non voleva essere accompagnata a scuola. Io arrivavo dall'Italia, stra-ansiosa, ho detto: ma stai scherzando? Non sai la lingua? No, cioè, no, non è che posso mandarti in giro da sola per strada. E allora la dovevo accompagnare, ma mi aveva fatto promettere che sarei stata 5 metri dietro di lei. Cioè, dovevo far finta di non conoscerla e camminare 5 metri dietro. Amore, che tenerezza. Lei era super, super indipendente. Trovarsi in questa condizione di dipendenza totale, perché io dovevo anche accompagnarla in bagno, cioè lei non era più capace di prendere la carta igienica per pulirsi. Cioè, lei è passata da essere una bambina non indipendente, cioè di più, era super autonoma. Infatti, io dopo poco l'ho lasciata andare a scuola da sola. Brava, sì, da ho brava visto che mamma c'erano tutti. italiana, Ma no, ma una chissà volta che abbiamo trovato fatica anche che un hai suo fatto. compagno che piangeva per strada perché non si ricordava più dove era a scuola. Amore. Abbiamo trovato tra 2 macchine che piangeva e io non capivo Amore. cosa avesse, perché infatti parlavo con un'altra mamma, diceva: ah sì, il mio si è perso 2 volte questa settimana. Cioè, una cosa completamente diversa rispetto all'Italia. Loro sono Bellissimo. indipendenti e avendo il telefonino ti telefonano: mi sono perso, dove sei? Non lo so. Lo geolocalizzi e lo vai a recuperare. No, devi dargli le indicazioni per cavarsela lui da solo. Vabbè, sì, Wow. Letizia una volta ha sbagliato autobus, mi ha detto: ho preso l'uno invece del quattro, e gli ho detto: attraversa la strada, vai alla fermata di fronte, ritorna fino alla scuola, riattraversa di là e prendi il quattro. Bellissimo, bellissimo. E Senti, però niente. ti sei dimenticata di dire una cosa importante. A te come ti è venuto in mente di metterla in chetogenica, Letizia? Allora, ci sono state 3 cose che sono, sai, quei tarli che mi. Prima cosa, un malato di Singapore. Io leggevo tutto, sulla malattia leggevo tutto. E leggevo questo blog di questo malato di Singapore. Siccome la maggior parte di questi malati sono sovrappeso perché sono anche insulino resistenti, hanno una forma tipo di diabete di tipo 2, sai, avere il glicogeno sempre pieno, tu mangi Certo. qualsiasi zucchero e ti resta in circolo, non hai quella finestra che ti permette di abbassare la glicemia perché tu dici: vabbè, lo metto lì nelle riserve. No, quello è pieno. È andato in una clinica della salute e gli hanno fatto fare un digiuno terapeutico, un fasting, quello che adesso è il famoso fasting. E no, dai, Elena! No, 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 mi sto solo, no, no, mi sto solo, no, basta, non mi commuovo più, giuro, adesso passiamo alla parte quella alla parte bellissima, bella, pazzesca. questo malato cinquantenne si è accorto, ha detto: prima volta in vita mia che vado a correre sulla spiaggia. Wow.
io non ho più i sintomi della mia malattia che ho avuto per tutta la vita. E Wow. allora già lì dico, boh, però è chiaro che uno non può vivere digiunando, giusto? E A un certo punto. prima o poi, premetto che io non conoscevo la chetogenica, ma c'era questa dieta qua in Svezia molto famosa, la LCHF, che si chiama così qua ancora adesso, la chetogenica, e low carb, high fat, cioè pochi carboidrati e tanti grassi. Quindi ne parlavano anche al telegiornale di questa dieta. Tant'è che io e mio marito ci facevamo delle grasse risate perché dicevano: è finito il burro. Non so se ricordi, era in Norvegia. La Norvegia non fa parte della comunità europea. Ci sono delle quote fisse per il burro perché loro vogliono che venga utilizzato il burro norvegese. Quindi l'importazione di burro è controllata dallo Stato. Quando è scoppiata la chetogenica, qua la LCHF. Chiaro che loro sono arrivati a fine anno, i norvegesi, che il burro non ce l'avevano più. E allora gli svedesi, siccome tutte le ricette natalizie norvegesi sono fatte col burro, tutte, cioè sono proprio ricette tradizionali, loro è come noi non mangiare il panettone a Natale, cioè per loro era inconcepibile non avere il burro a Natale anche a tavola. Gli svedesi glielo vendevano a 300 euro a panetto e i norvegesi lo compravano. C'era al confine questo. C'era il contrabbando del Sì, burro. l'hanno chiamato il mercato nero del burro. Oh, signore. E hanno scritto l'articolo anche sui giornali italiani. Se tu digiti questa informazione, ti verranno fuori, per esempio, anche del Corriere della Sera, di tutti i giornali. Mercato nero del burro, Norvegia, Svezia, ti viene fuori assolutamente questa notizia. Vero, 2011. Esatto. E noi dicevamo, Oddio, io e sto mio marito male. dicevamo, ma che dieta è una dieta che usa il burro? Fa Ridevamo. malissimo il Cioè, burro. brava, dicevamo, Il veleno, il male totale. qua sono pazzi. Pazzi, pazzi, pazzi. E in realtà in Norvegia è iniziato nel 2011, poi qua in Svezia 2012, e era proprio l'anno che noi eravamo qua, quell'anno che abbiamo fatto prima, e siccome ci sembravano già così strani, perché sono comunque una cultura, una popolazione, hanno degli usi e costumi diversi dai nostri, questo qua del burro ci aveva fatto riderissimo. Cioè, dicevamo, ma infatti vedevamo spariva il burro, era una roba assurda. E poi c'è Vorrei stato. fare solo un'osservazione. Certo. Allora, in Svezia c'è questo dottore che ha un cognome strano, Eberhard, no, com'è che si chiama? Quello di Die Hard. Ah sì, Andreas Engfeld, forse, Andreas qualcosa, Andreas, Per me chiamiamolo Andreas. impronunciabile. Loro hanno iniziato, hanno fatto questo sito. Vabbè, lui avrà iniziato prima, insomma, a parlare della low carb, high fat. E poi hanno fatto questo sito che c'è tuttora, si chiama dietdoctor.com. Tra l'altro trovate tantissime ricette meravigliose. Sì. Ma lì è proprio, cioè, come diceva Barbara, non è come da noi che siamo in quattro gatti a parlare di queste cose nel 2021. Là, che anno era quando tu hai messo in 2014? 2000, io ho messo Letizia nel 2014, ma qua se ne parlava 2011-2012, 2013, cioè dal 2012 tanto, anche al telegiornale dal 2012. Cioè, al telegiornale, ok, 10 anni fa al telegiornale parlavano già di low fat, high carb. Questa è la differenza tra un popolo civilizzato, la Svezia, e un popolo un po' meno civilizzato, ovvero noi, nel senso che le credenze sono un conto, l'evidenza scientifica è un altro. Siccome purtroppo noi viviamo in un paese dove le credenze sono veramente dure a morire perché siamo attaccatissimi alle tradizioni, dobbiamo essere noi quelli ad andare a cercarci le evidenze se vogliamo stare veramente bene. Detto questo, quindi Barbara dice: attenzione, quello là ha fatto il digiuno, è stato bene. Qui. Questa alimentazione la conoscevamo, quindi non eravamo, e poi c'è questo.
Il libro The McCardle Disease Handbook. Allora, tu questo è. avrai studiato a memoria, immagino. Allora, io l'ho letto, questa è la versione in inglese e io l'ho letta 5 volte perché non essendo un medico ho fatto anche fatica a capire. E poi c'è anche la versione in italiano che io vi invito a scaricare completamente gratuitamente, sia la versione inglese che la versione in italiano la trovate gratuitamente. Se digitate Associazione Italiana Glicogenosi, libro McCardle, scritto così, McCardle, vedi? Dopo ve lo MC metto dentro. Ardol, Allora, grazie. aspetta, aspetta, fammi vedere McCardle, come si dice. Ok. MC Ardol. Va bene, Allora, dopo ve lo metto la associazione. descrizione. Ok, l'ho Grazie. trovato. GSD tipo 5. C'è il libro, ci sono i due titoli, The McCardle Disease Handbook, ma alla fine c'è scritto italiano in uno. E vi scaricate tutta la versione in italiano di questo libro. Ok. Ed è stato in questo libro che io ho trovato l'esperimento del 2008 fatto per 3 giorni su 7 persone. E io quando ho letto che quell'esperimento era durato 3 giorni, ecco, ho avuto i miei dubbi. Se voi andate, nel capitolo 6, trovate che è stato fatto questo esperimento, vedi, capitolo 6, paragrafo 6. L'esperimento del 2008, questo qua, su 7 malati per 3 giorni usando la dieta di carboidrati e zuccheri, quello che hanno consigliato a Letizia. C'è però un secondo esperimento di cui nessuno, ma nessuno, ha mai parlato e nessun medico ci ha mai nominato. Noi l'abbiamo portata anche dal super esperto mondiale a New York, l'abbiamo portata in un ospedale in Cina. Di medicina tradizionale cinese, cioè non è che l'abbiamo portata solo dal medico di famiglia sotto casa, che tra l'altro, aperta parentesi, chiusa parentesi, è stata bravissima la dottoressa di famiglia perché si è letta subito questo libro. E Wow! subito una Ma dottoressa scusa, la dottoressa di famiglia dove? In Italia o in Svezia? a Bergamo, lei si è ammalata Wow! dopo 11 giorni che eravamo a Bergamo. Quando io l'ho chiamata per dire abbiamo avuto la diagnosi. È malattia di McCardle o glicogenosi di tipo 5. Noi eravamo ancora negli Stati Uniti, lei si è letta questo libro. Siamo tornati Wow! e mi ha detto: dovete leggere, dice, trovate online gratuitamente il libro in italiano, c'era già, dice, dovete leggere questo libro. È stata lei. Quindi delle volte, vedi, è il medico di famiglia, se tu fai il tuo lavoro con passione. Lei non conosceva questa malattia perché io, a onore del vero, devo dire che tutte le malattie genetiche diagnosticate sono più di 6.000 adesso, quindi i Wow. medici sono esseri umani e non possono conoscere più di 6.000 malattie. Io ne ho studiata una, una sola, quindi capisci che la conoscenza è diversa. Non ho la base dei medici, ma su questa malattia. Sai tutto. E solo su questa. No, ma infatti dei medici non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, per carità, No. ci sono dei medici straordinari che vanno avanti, però purtroppo la stragrande maggioranza, purtroppo, è un po' legata a questa roba qua, sintomo medicina, che non Sì. è quello, non è curare, quello è nascondere un Sì, sintomo. esatto. Curare è un'altra cosa. Esatto. Quindi, però non ci hai Quindi detto su questo questo. libro, esatto, No, c'è un aspetta, altro questo piccolo esperimento, esperimento. esatto, del 2007, quindi è stato fatto un anno, però è stato finito nel 2008. Quest'altro esperimento non è stato di 3 giorni, è stato di un anno, però su un unico malato, e questo è il motivo per cui non ha credibilità come esperimento. È stato fatto su un uomo cinquantenne in Austria da due ricercatori, l'hanno messo in dieta chetogenica e tieniti forte. I suoi muscoli, a seconda del muscolo, li hanno provati, sono migliorati da un 300 a un 1000%, cioè la sua Wow! capacità muscolare in chetogenica per un anno. Cioè, vuol dire, capisci che è un miglioramento di un 1000%? E poi era un uomo cinquantenne, era stato malato per tanti anni, invece su una bambina di 9 anni. È chiaro che lui magari aveva un miglioramento più basso su muscoli che aveva danneggiato per tanti anni,
e un miglioramento del 1000%, questo miglioramento del 1000% in dieta chetogenica è quello che ha avuto Letizia. È quello che ha Wow. avuto Letizia e che le ha fatto dire: sono tornata Sono guarita. normale, sono guarita. E Ancora. perché? Perché lei prima stava così. E stava così, sai per quale motivo? Perché i bambini entrano in chetosi normalmente. Ecco, questa cosa è importantissima e Barbara l'ha scoperto grazie a una ricercatrice italiana che vive in America, giusto? Lucia Aronia. Lucia Aronica, Aronica. che appunto ti ha spiegato che i bambini fino a 8-9 Fino anni. alla tarda infanzia è il famoso acetone. Tutti noi genitori siamo spaventatissimi dall'acetone, che poi da adulti non si ha più l'acetone, no? È in realtà la manifestazione di questo utilizzo dei grassi invece degli zuccheri. Infatti l'acetone passa, che è uno zucchero, no? Nei bambini. E poi perdono questa capacità crescendo. In Letizia, secondo me, sarebbe durata questa capacità se noi non l'avessimo messa a dieta di carboidrati e zuccheri. Praticamente è stata la dieta che ci hanno dato alla Mayo Clinic, che ha inibito la sua principale capacità di far funzionare i muscoli, perché non era più capace di entrare in chetosi, perché io ogni 2 ore le davo zucchero, capito? Certo. E quindi tu, facendo uno più uno più uno, hai fatto Esatto. tre e hai deciso di mettere la bambina in chetogenica. No, attenzione, questo è un passaggio importantissimo. Siccome Barbara è una donna meravigliosa e non voleva far sentire, già Letizia probabilmente si sentiva diversa, non voleva farla sentire ulteriormente diversa, Barbara ha messo tutta la famiglia in chetogenica. Guarda, quello è per forza. Io penso che qualsiasi famiglia con un bambino che deve entrare in chetogenica, tu cosa fai? Le mangi gli spaghetti davanti? È impossibile, è impossibile. Tra l'altro, rendi la tua vita anche più semplice perché cucini per tutti la stessa cosa, ma soprattutto, insomma, lei aveva 9 anni. Anzi, aveva compiuto i 10 perché tra i 9 e i 10 anni è stata sempre male. È stata ricoverata 7 volte in ospedale in quegli 11 mesi. 11 mesi sono stati 7 ricoveri in ospedale. Poi basta, in chetogenica. Andiamo una volta all'anno a controllo. E non serve neanche perché è un semplice controllo, analisi. Che bello. E niente, è per forza così. Ho messo tutti in chetogenica perché, a parte che ero in uno stato di stress, e poi ho detto, volevo anche vedere. La prova la volevo in realtà fare anche su di noi, perché era talmente un'alimentazione diversa che ho detto, boh, così vediamo anche noi cosa succede su di noi, non so, sperimentare su di lei. C'è da dire che io lo dico per magari altre persone che hanno altre malattie, io in quegli 11 mesi non ho provato solo la chetogenica, La chetogenica è stato il tentativo riuscito, ma uno deve sempre provare qualcosa. Io ero dell'idea, anche se tutti i medici mi hanno detto non c'è niente da fare, cioè questo non esiste, non esiste per nessuna malattia. Magari uno migliora, io dicevo, ma se dovesse migliorare di un 1%, 1% ne vale già la pena. Quindi cambia il cuscino, cambia il materasso per evitare che si danneggiasse durante il sonno. Ho cambiato i detersivi con cui pulivo la casa, ho provato a darle degli integratori alimentari, la vitamina, il complesso di vitamine B, cioè tante cose, sono tante le cose che noi possiamo fare. E poi, importantissimo, è il contatto con gli altri malati della vostra stessa malattia. Perché, per esempio, vi faccio un esempio stupidissimo, lei si danneggiava il muscolo e io non sapevo se le dovevo mettere una borsa di acqua calda o un impacco di ghiaccio. Cioè, ci sono tante cose che cambiano il funzionamento del nostro corpo: il caldo, il freddo, il sonno, il clima del paese dove abitate, non solo l'alimentazione. Vabbè, nel nostro caso era una malattia metabolica del metabolismo dello zucchero ed è chiaro che il cambiamento è stato enorme mangiando in questo modo. Però io invito tutti a
a non perdere la speranza per qualsiasi tipo di malattia. Ricordo che ho incontrato tanti anni fa una signora che aveva una specie di fibromialgia e non si sapeva neanche che si chiamasse fibromialgia all'epoca. Stava male, non riusciva ad alzarsi dal letto, non aveva apparentemente nulla. E lei è riuscita a rialzarsi e a stare bene mangiando solo carne, cioè non chetogenica. All'epoca. Carnivore. Esatto, ma quando è venuta fuori adesso questa dieta carnivora, mi è venuta in mente quella signora, che era una signora di certa età, che lei ha detto: io mangio solo carne, non mangio nessuna verdura, non mangio nessuna frutta. Lei si era convinta, ma probabilmente aveva ragione, perché tanto di cappello adesso, che nella frutta e nella verdura c'erano delle sostanze chimiche che per lei erano dannose o che comunque le bloccavano il funzionamento del suo corpo. Tu pensa che io l'ho conosciuta a una festa e ballavamo, stavamo ballando Che insieme e bello! lei poi dopo mi ha parlato e mi ha detto: pensa che per me ballare è un sogno perché io non mi alzavo dal letto. Quelle cose, quelle coincidenze che poi ritornano nella vita e tu dici: ma guarda quella signora che io poi non ho più visto, cioè è stata una cosa così, e lei mi ha raccontato una cosa così personale. Quindi alle persone che stanno ascoltando me adesso, io invito tutti a farlo con una mente aperta, e insomma, A non arrendersi, vi invito non a. arrendetevi, non Esatto. arrendetevi, perché tante volte, non è che lo fanno per cattiverie Ma medici, è no. che loro sono a quello che gli hanno insegnato. Ma la ricerca va avanti continuamente, cioè c'è sempre evoluzione, ci sono sempre novità, continuamente. Quindi non arrendetevi, perché non si sa mai cosa può saltare fuori Certo. dal cappello, ma magari fino ad oggi non c'è stato niente e dopo domani c'è una roba nuova. Non Quindi. arrendetevi e tenete un diario. Io ho quadernoni e quadernoni. Ogni giorno scrivevo la data, scrivevo i muscoli che si era danneggiata Letizia, quanti giorni impiegavano a ripararsi, tutto quello che mangiava, quante volte faceva la pipì, se andava di corpo, infatti, cioè impazzita, e tutto quello che mangiava, perché quello che voi mangiate oggi, il risultato lo vedete di quello che avete mangiato oggi, probabilmente domani, perché con Letizia abbiamo fatto questa prova. Quando, dopo 7 mesi di chetogenica, siccome io, come vi ho detto varie volte ormai, non sono un medico, mi ero convinta anch'io che fosse guarita. E abbiamo detto: hai fatto 7 mesi di di questa dieta. Non la chiamavo chetogenica, hai mangiato così per 7 mesi, adesso facciamo una settimana di pausa, tanto stai benissimo. Ero convinta, ero convintissima. E prima di farle fare questa settimana di pausa, ci siamo scritti colazione, pranzo e cena, tutto quello che lei voleva mangiare, lunedì, martedì, mercoledì, tutti i giorni, cioè volevamo fare una settimana proprio godereccia, cereali, brioche, pizze, pasta, cioè tutto quanto in quella settimana. Però c'era una cosa che a lei piaceva un sacco ed erano le mele, E avevamo messo anche tutta la frutta e niente. Comunque, quel giorno lei è tornata da mattina, ha fatto la chetogenica, è tornata a casa da scuola e mi ricordo siamo andati a fare merenda alla pasticceria viennese. Torta, torta, meringhe, limone, tutto così. Di sera stava bene, quindi cena normale, carboidrati e tutto. La mattina dopo mi telefona la maestra da scuola. La mattina dopo lei è riuscita ad andare a scuola, mi telefona la maestra e mi dice: deve portare la sedia a rotelle perché Letizia non cammina più. Cioè, è bastata mezza giornata, mezza giornata. E poi ti dico, ti ho detto la cosa della mela perché in un'altra occasione, siccome lei amava le mele, ho pensato: ok, ho fatto la cavolata a darle la torta, a darle la pasta, ma se io le do uno spicchio di mela, cosa vuoi che succeda? Poi ho detto: no, Barbara, dai, forse uno spicchio di mela è troppo, dagliene metà. Perché lei dopo un po' mi ha detto: io non mi ricordo più il sapore delle mele. Dice: io non mi ricordo più il sapore delle mele. Ho detto: dai, compro una mela
e ti do uno spicchio. Ho avuto paura perché, e ho detto, guarda, iniziamo con metà spicchio, poi te ne do uno domani. No, Niente. non l'ha tollerato, è stata male, poi non l'ha voluta più lei. Non è tornata in sedia a rotelle, ma stava male. Pazzesco. E quindi questo per dire che anche l'alimentazione sana è sana per chi? Ci sono, cioè siamo anche diversi, no? Certo, Per assolutamente. esempio, la dieta carnivora che ha fatto benissimo a questa signora, per Letizia non andrebbe bene perché No. tutto questo eccesso di proteine, vedi, quindi è stata sana per lei e non sana la classica mela al giorno, ma non è neanche un ottavo di mela. Senti, mi piacerebbe che parlassimo di una cosa che secondo me è fondamentale. Tu hai avuto la fortuna di essere in Svezia, perché praticamente quando hai portato Letizia in ospedale e gli hai detto ho messo la bambina in chetogenica, loro ti hanno detto, ah vabbè, no, avrebbe dovuto portarla da noi, avremmo dovuto farlo noi, però poca roba. Hanno fatto tutti gli esami e in quanto tempo ti hanno dato una risposta? Allora, no, sono stati 3 mesi perché qua hanno giustamente tutti i loro controlli. Beh, ma 3 mesi sono pochissimi, in Italia saresti ancora in ballo. No, beh, però 3 mesi in cui ho rischiato, cioè era per controllare se avevo fatto bene o se mi dovevano togliere la patria potestà, in realtà, togliermi la Addirittura. bambina. Sì, perché giustamente, giustamente, perché io avevo il foglio della Mayo Clinic che poi ho consegnato ai medici svedesi. Che vede, in cui c'era scritto da loro che la dieta doveva essere di carboidrati e zuccheri. Quindi io avevo fatto l'esatto contrario di quello che mi avevano prescritto i medici, l'esatto contrario. È come se tu hai un bimbo malato, il medico ti dice di fare bianco e tu fai nero. Cioè è una cosa molto proibita che io comunque strasconsiglio perché. Se mi avessero detto che avrei fatto esperimenti su mia figlia, cioè io non ci avrei neanche creduto io. Peccato che nel 2014 nessuno dava una chetogenica per una glicogenosi di tipo 5, perché non c'era nessuno. Mentre adesso abbiamo fatto un gruppo Facebook che ha più di 900 malati, una malattia che ha Wow. 3.000 malati in tutto il mondo. I pazienti pediatrici sono circa 30, perché è talmente difficile da diagnosticare, che raggiungono la maggiore età quando riescono ad arrivare alla diagnosi di glicogenosi di Infatti tipo prima 5. una ragazza aveva scritto che a lei l'hanno diagnosticata a 21 anni. Ma anche a 50, gente a 60 stanno male e spesso diagnosticano una fibromialgia, per quello ti parlavo di fibromialgia. Oppure a noi avevano detto anche può essere un tipo rarissimo di distrofia muscolare oppure una malattia autoimmune che attacca i muscoli o anche un tipo di cancro. Ci avevano Cavolo. dato queste possibilità. Sì, è difficile da diagnosticare, ecco, perché Però comunque stanno male, poi stanno bene, poi riprendono, poi di nuovo. nel senso, io trovo che il tuo, cioè come tu hai agito sia assolutamente comprensibile, cioè nel senso, vedi tua figlia sta male, la terapia che ti danno la fa stare peggio, mi sembra, Ho poi fatto devo questo dire l'hai ragionamento. messa in chetogenica, non è che gli hai dato l'eroina tutti i giorni endovenosa, cioè. No, però era un altro periodo e insomma, tanti anni, 7 anni fa era di diversa la storia, non è che Certo, c'erano. certo, certo, certo. Ecco, e poi soprattutto il problema era che io avevo fatto il contrario di quello che mi avevano detto di fare i medici, ma io ero Meno partita, male. Elena, ero partita dalla mia solita idea, magari migliora un 1%. Cioè, come avevo provato, non so, i supplements e gli integratori alimentari di vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, avevo provato varie cose, ma non è che stavo sempre a chiamare il suo medico, anche perché qua siamo seguiti in un ospedale pubblico, non è che sono sempre lì a risponderti, non è che mandi l'email e dici, posso provare a dare la vitamina B? Sono cose che un genitore e cambiare l'alimentazione, io che non ero un'esperta di nutrizione assolutamente,
Ah, era una cosa che pensavo fosse compito mio da madre. Io do a mia figlia da mangiare quel che voglio. Non è che sto a dire al medico, non è che sto a dire al medico adesso condisco col burro e l'olio e non le do più lo zucchero. Cioè, la reputavo una cosa nostra di famiglia. E poi pensavo che il miglioramento sarebbe stato dell'1%, non del 1000. Tant'è che poi io mi sono autodenunciata perché dopo 3 giorni che vedevo, 3-4 giorni che vedevo che andava a scuola da sola. Non li ho chiamati subito perché non ci credevo. Ci credevo. Il secondo giorno l'ho mandata da sola come lei voleva, ma mi sono nascosta dietro un albero per vederla. Le ho fatto anche una foto che attraversava la strada. Amore, Una pazza. Perché che dico, io bello. non ci credo, io non ci credo. E dopo tipo 3-4 giorni ho chiamato il medico, anch'io, dicendo: Letizia è guarita, anch'io nella mia ingenuità e ignoranza medica, e questo qua mi ha detto: no, lei è pazza, ha una malattia genetica. Infatti, mi hanno mandato subito la psicologa perché proprio si vede che lui ha fatto la segnalazione che ero impazzita. E che capita ai Sì, genitori immagino. di bambini, Malattie. che hanno queste malattie incurabili genetiche, tant'è che la Svezia, la prima cosa che ci ha dato è stato uno psicologo obbligatorio per i genitori e un altro obbligatorio per il bambino. Wow. Siamo andati, per un mese, poi ha detto: la bambina non ne ha assolutamente bisogno. E nel mio caso loro volevano convincermi ad accettare la situazione e hanno detto che non ci sono riusciti. Sono arresi. Meno male, meno male. Senti, io sto cambiando il nome della diretta perché penso che sia importante mettere anche glicogenosi nel Sì, di titolo. tipo 5, perché questa alimentazione non funziona per tutte le glicogenosi, questo lo sottolineo perché non vorrei che alcune Va persone bene, avessero. Con ok. alcune sì, non con tutte. Va bene, questo dopo lo scrivo assolutamente, ok. Però insomma, sai, magari uno non si sa mai, no, nella vita. Magari hai un Certo, amico che ha quel problema, brava. Certo. cioè, però è importante, insomma, comunicarlo. E quindi, vabbè, psicologo, e alla fine. Psicologo, ha parlato la psicologa con me, un'altra volta ha parlato da sola con Letizia, chiedendo se ero stata io a convincerla che era guarita. Poi, ci hanno mandato la fisioterapista per controllare veramente così e poi alla fine, dopo vari controlli, con il controllo ematico, con le analisi del sangue, è venuto fuori che questo famoso CPK, creatin fosfochinasi, non era normale, ma si era ridotto a un decimo del valore di prima, un decimo. Quindi Wow. voleva dire che se lei prima aveva 10.000, adesso ci aveva 1.000, ok, non è 150. Ma poi ti dirò un'altra cosa, nei bambini è molto alto perché i bambini si muovono molto di più degli adulti. È stata fatta poi una pubblicazione perché io sono stata invitata a raccontare la storia di Letizia nel 2016 a San Diego, in California, alla Low Carb USA, ed io ho conosciuto anche il diet doctor svedese e Lucia Ronica, e ho raccontato la storia di Letizia, e tra le persone che c'erano lì c'era anche il dottor Westman, Yes. lo conosci? Come si fa a non conoscere il dottor? Cioè, no, vabbè, scusate, per una come me, come si fa a non conoscere il dottor Eric Westman? Bravissimo, perché poi lui è Bello. proprio evidence-based. Sì, no, Bravissimo, è una cioè, bravissima chapeau. persona, sì. E E lui mi quindi ha lui ha deciso contattato di fare una pubblicazione. una pubblicazione, con la storia di Letizia che all'epoca aveva 12 anni. Infatti, ci sono 3 casi, Letizia e 2 pazienti adulti, la trovate online, la sua pubblicazione medica, in cui dice che l'abbassamento di questo CPK, insomma i muscoli non si danneggiano più, cioè alla fine è la base, vuol dire che funzionano bene, sono tornati nei valori normali per i 2 adulti, quindi non sono più valori astronomici, quindi non c'è più il rischio di blocco renale, che è il rischio mortale della malattia di McArdle. Una ragazza di 31 anni con questa malattia è morta perché ha fatto mezz'ora di cyclette al livello più leggero possibile.
è morta perché CPK, blocco renale, e quindi e Letizia, il CPK di Letizia si è abbassato a un decimo di quello che aveva prima. Ovviamente avendo dei valori così alti, non è rientrato nei parametri normali, ma siamo a un funzionamento muscolare normale. Lei aveva circa 1000, una persona normale dopo una maratona ha 2000 di CPK di solito. Ok. Ah, Tu capisci? ok. Una persona normale, sì, se fa uno sforzo fisico molto alto, molto grosso, ecco, alza il CPK, quindi anche noi, dopo una maratona di solito si ha sui 2000. Sì, però capisci che fare non so quante maratone al giorno non è che ti fa stare bene. E perciò adesso Letizia fa una vita completamente normale. A me un po' è dispiaciuto, ma lei se n'è voluta andare via dalla sua scuola perché ha detto: qua mi hanno visto tutti. E Malata, è malata. e sarò Lei non sempre l'ha. quella malata. Sì. Hai ragione. Sì, ha ragione, però mi ha chiesto di andare in collegio come suo fratello. Quando lei si è ammalata a 9 anni, suo fratello aveva 14 anni, e si è salvato da tutta questa situazione perché aveva deciso di non tornare in Italia con noi, ma voleva rimanere in Svezia. Quindi l'avevamo messo a studiare in un collegio che c'è qua a 45 minuti da Stoccolma e si è trovato benissimo. Lei a 13 anni mi ha chiesto anche lei, dice: voglio andare anch'io in collegio come Umberto. Pugnalata al cuore. Cioè, figurati, io ero ancora lì che mi scrivevo quante volte faceva la pipì. Cioè, sai, entri in un tunnel di iperprotezione che ha fatto gran bene ad andarsene perché, cioè, io vedo, quando facevamo le Anche a te ha scale, fatto bene, sì, a Barbara. Sì. tutte. Io la facevo sempre passare avanti perché dovevo guardare come appoggiava i piedi, cioè ero ossessionata, ero veramente ossessionata. Quindi vabbè, abbiamo tirato fino ai 14 anni perché Umberto ha iniziato a 14 anni, quindi anche lei 3 anni fa è andata in collegio, ha detto alle sue amiche di essere celiaca, perché lei ha diritto, grazie ai medici svedesi che ci hanno scritto un certificato in cui sotto la nostra responsabilità di genitori, loro la seguivano in chetogenica, l'avrebbero seguita in chetogenica. Grazie a questa cosa lei ha diritto a un pasto, al pasto chetogenico, al mangiare chetogenico anche in collegio. Cioè, avete presente qua, se andate in una scuola e gli dite, no, mio figlio avrebbe bisogno di fare il pasto chetogenico, vi dicono, Sì. cheto che, va bene, sistemeremo anche l'Italia, piano piano. Sistemiamo anche in Italia, poi se c'è un certificato medico lo devono fare, No, perché adesso tu certo. figurati che su 30 bambini ce ne sono 10 con alimentazione speciale, chi è allergico alle noccioline, chi è musulmano, chi è vegetariano, chi ha problemi col glutine, Letizia che era in chetogenica, cioè, quindi devo dire che le persone che cucinano per i ragazzi a scuola, cioè sono ormai degli scienziati. È vero, è vero. No, perché Hai ci sono ragione. bambini che rischiano la vita, i bambini diabetici, chi è sottopeso, chi è sovrappeso, tutti hanno diritto, se c'è un certificato medico, a quell'alimentazione specifica. Qua io avevo regalato un libro di ricette chetogeniche al capo della mensa. Sono andata. E lui mi ha detto: non si preoccupi, mio figlio è allergico alle noccioline e se c'è una nocciolina muore, quindi io sono attentissima a quello che preparo, perché Che se c'è un bello. problema medico non si può scherzare. E comunque Letizia non rischiava nulla, perché avrebbe rischiato un giorno come stava prima e prima avrebbe fatto tutta la vita così. Quindi capisci che non, nel suo Senti, caso. e quindi Letizia è da 7 anni che mangia chetogenico. E Sì, anche anch'io, tu. anche mio marito, anche nostro figlio dai 15 ai 22 E anni. siete ancora tutti vivi? Com'è possibile? La chetogenica è Ma sai pericolosissima. quante volte me l'hanno detto? Vabbè. E Vivi come stai? felice, felice. Raccontaci, non so, il tuo, per esempio,
Perché c'è sempre, no, questo terrore del colesterolo, che ne parleremo con la dottoressa Tomasi, quindi vi spiegheremo bene come bisogna calcolare i rapporti. I tuoi trigliceridi come sono? Allora, per quello che ho capito io, ma ti prego appunto di parlarne con una persona più preparata di te, i trigliceridi scendono sempre in Eh no, chetogenica. certo. È che è una cosa Questo. fondamentale. Eh sì, però il colesterolo no, ci sono persone a cui sale anche tanto, altre a cui scende e altre a me per esempio è rimasto più o meno. Va bene, ma Forse. la verità sul colesterolo è che quando vai a fare degli studi seri, ovvero guardi la mortalità totale e il livello di colesterolo totale, la verità è che le persone con il colesterolo più alto sono quelle che muoiono di meno. Questa è la Sì, questo verità. l'hanno scoperto in Giappone, non so se lo sai, Sì. per cui per gli ultra settantenni hanno tolto il limite massimo perché hanno visto che vivono di più quelli con il colesterolo più alto. Quindi hanno tolto dalle linee guida giapponesi ormai da qualche anno il limite massimo di colesterolo per gli ultra settantenni. E Ma lo ti dirò una trovate cosa. anche quello online. Allora, in America, per esempio, nelle linee guida, quelle 2015-2020, avevano tolto il limite massimo di colesterolo giornaliero. Non c'è Ah, più, l'hanno ok. tolto perché si sono anche loro resi conto che non aveva nessun senso, che non stava in piedi quella famosa Sì, però sono lipid. più felice di seguire giapponesi che vivono più a lungo, Certo, dai. tutta la vita. Basiamoci sempre sui fatti. Io Sì, seguo quello però che. dai. Però dai, secondo me comunque gli americani nella ricerca sull'alimentazione, quella un po' controcorrente, sono fortissimi. Sì, no, sì, però Certo. sì, sempre, Una esatto. Ci micronicchia. sono fortissimi anche sull'altra, Lo so, anzi, più verità. forti al mondo. Però Quindi, vabbè. perché molti dicono che è sbagliato seguire una dieta chetogenica? Perché sono ignoranti, scusate, io l'unica risposta A che me posso questo lo dare. chiedono tante volte. Cioè, ignorano, ignorare vuol dire, cioè, essere ignoranti vuol dire ignorare un fatto. Hanno una credenza, pensano che la chetogenica porti alla chetoacidosi, Ah, cosa che è questo è un errore. impossibile, e Impossibile. quindi ignorano la verità dei fatti. Vai, tu. No, dico, lo chiedono anche a me, ma io non lo so, io non sono un medico, una ricercatrice, cioè io ho fatto questo, tanti mi chiedono le ricariche, non fai le ricariche, ma io sto bene. E non le faccio, ma magari altri stanno bene facendole, cioè non sono la persona qualificata per poter. Io dico solo la mia esperienza, quello che è successo a noi. Siamo in 4, 7 anni in chetogenica e direi che siamo tutti e 4 molto meglio di prima. Questa è stata la sorpresa. Noi l'abbiamo fatto per Letizia. Di fatto, anche adesso che mio figlio non vive più con noi perché è grande, lavora, è autonomo a casa sua e vive a Milano, lui continua in chetogenica. Anzi, ha messo in chetogenica anche la ragazza che è andata a vivere con lui. Wow, che grande! Perché, eh sì, eh Piace sì. tuo figlio, un illuminato. Senti, allora, ragazzi, le giornate tipo, eccetera, se voi andate sul profilo di Barbara, che dopo ve lo scrivo, ci sono un sacco di ricette. Quindi, perché prima c'era anche una signora che chiedeva cosa davi da mangiare a colazione a tua figlia, eccetera. Sulla tua pagina, sia sulla pagina Instagram che sul profilo YouTube, vi assicuro che trovate una quantità di ricette meravigliose, tantissime. Sì, è che noi Instagram ormai stiamo per arrivare a 4.000. Io avevo aperto il profilo Instagram per i malati di questa malattia e anche per i parenti e gli amici che non capivano, cioè non ci invitava più nessuno, capisci? Per il terrore. Ho scoperto un mondo, ho scoperto tante persone che seguono la chetogenica, per esempio per l'emicrania, genitori di bambini epilettici, culturisti, modelle, tantissime persone per perdere peso, per la menopausa, per i motivi più svariati. E io consiglio a tutti di provare, vedere come vi sentite. Un mese serve almeno, secondo me 3 mesi. 3 mesi sarebbero la cosa ottima per provare veramente. Eh sì.
Però uno si mette un tempo, prova, vede come sta, a seconda delle sue problematiche del suo fisico, poi può decidere. Noi abbiamo deciso tutti di rimanere in chetosi perché siamo meglio così. Adesso Letizia è in collegio da 3 anni, quindi io a casa potrei mangiare quel che voglio in teoria, ma no, perché sto bene. E quindi la salute, il fatto di stare, io pensavo di stare bene anche prima, cioè questa è la cosa assurda. Ecco, questa cosa qua è molto interessante. E invece di cosa ti sei resa conto? Mi sono resa conto che sono più contenta, ma forse anche per quello che mi è successo, però ho molta più energia. Ho bisogno di dormire meno, comunque dormo molto bene e alla mia età non è sempre così scontato Quanti perché anni hai? ho appena compiuto i 50 Ah anni, già, è quindi vero, è vero. come dice mio marito, è stato peggio di un matrimonio indiano perché abbiamo festeggiato i miei 50 anni per più di una settimana E sto bene, dico alla mia età, non è sempre così scontato stare bene, insomma, non ho avuto problemi di sovrappeso, e, insomma. E poi quanto ti alleni? Ti vedo in palestra con quegli Allora, questo leggeri, è un altro discorso. Adesso che ho grande. risolto il problema alimentare di Letizia, ho cercato di capire come funzionano i muscoli. E come al solito, vista l'esperienza passata, ho deciso di fare da sola. Mi alleno, ho iniziato ad allenarmi 2 volte alla settimana, poi ho aumentato a 3, adesso mi alleno 5 volte alla settimana Wow. e voglio vedere come i muscoli rispondono all'allenamento, perché quando Letizia passerà questa fase di ribellione adolescenziale, in cui tutto quello che diciamo noi non va bene perché contano solo le sue amiche. Spero che accetti di iniziare ad allenarsi anche lei. Comunque con le sue amiche fa un sacco di cose. Quest'inverno è andata tutti i weekend a sciare e a pattinare o a pattinare sul lago ghiacciato. Che Capite? È bello! andata anche a Ore, che è il posto dove fanno le Olimpiadi invernali qua a nord della Svezia, ha sciato a meno 20 gradi. Capite che per i muscoli non è uno scherzo. Cioè, io speravo solo di farla camminare ancora, cioè non avrei mai, mai, mai pensato che sarebbe andata a sciare, senza di noi poi. Senza Quindi, di noi, attenzione! ma sì, perché noi le portavamo tutto, cioè, capito? Noi con le amiche, lei deve essere come le altre, non può dire a una sua amica portami tu gli sci. Che E bello, non sono può la sua amica d'accordissimo. dire no, adesso rientriamo, è troppo freddo, magari i tuoi muscoli non funzionano. Cioè, ha fatto bene ad andarsene da casa, guarda, bene. Sì, assolutamente. Quindi dico a tutti quelli che hanno delle malattie che il corpo è capace di recuperi che noi neanche ci sogniamo, se lo mettiamo nelle condizioni giuste. E quindi fate tantissime prove, scrivetevi tutto. E non perdete la speranza perché cioè, sopravvivere non è vivere, l'abbiamo visto tutti adesso con questo lockdown, no? Per Letizia è stato diverso. Io l'ho tenuta a casa 2 mesi perché la Svezia ci ha dato la possibilità di scegliere tra la scuola in classe e tenerla a casa. Vista la sua condizione, che è molto simile a un diabete per molti aspetti, anzi, in questo libro c'è scritto che il 100% dei malati hanno un tipo di diabete tipo 2. Io per paura, visto che le persone diabetiche erano quelle che avevano i sintomi più gravi, l'ho tenuta a casa 2 mesi. Lei è stata a casa e mi ha detto: ma che problema c'è? Almeno non ho male. Come dire, io il lockdown. E era la stessa cosa che dicevo io a mio marito, dicevo: questa situazione mi sembra di rivivere quando Letizia era malata, che non potevo mai uscire né di giorno, né di... È stato un lockdown che io avevo già vissuto, ma il precedente è stato molto peggio, perché io avevo lei che piangeva, che aveva dolori. E Letizia ha detto la stessa cosa, ha detto: per me non è un problema, perché questa volta non ho male, io Amore, resto a casa. Ma per tutte le persone che hanno vissuto questo lockdown e per tutti è stato pesantissimo,
Voglio dire che sopravvivere, anche se con queste malattie magari non muori, sopravvivere non è vivere. Cioè, vivere vuol dire fare cose, vuol dire incontrare gente, vuol dire muoversi, vuol dire lavorare, vuol dire andare a scuola, vuol dire baciare il fidanzatino. Certo, certo. E Io la tenevo in vita. io aggiungo che Barbara è andata in uno degli ospedali più famosi del mondo, perché la Mayo Clinic non è, cioè la Mayo Clinic è uno degli ospedali più famosi del mondo. E alla Mayo Clinic degli specialisti le hanno detto faccia A. E avevano sbagliato in pieno, scusate, ma in pieno, perché se Letizia avesse continuato a fare quello che le avevano consigliato alla Mayo Clinic, oggi sarebbe a letto e farebbe una vita di inferno. Quindi, anche se dei medici che hanno studiato vi hanno detto ah, ma quella lì non funziona, e voi pensate che B potrebbe aiutarvi, provateci senza remore, perché cioè, nella vita bisogna, cioè, alla fine poi di chi è la vita? È vostra o dei medici? È quella la questione, no? Perché poi a volte i medici terrorizzano le persone anche. Ah, no, questo non devi assolutamente farlo. E invece, cioè, la vita è nostra, è di nostra proprietà e possiamo decidere cosa farne, soprattutto se la loro soluzione non aiuta. Infatti, è quello che io dico, avesse funzionato la loro dieta, io non sarei stata la pazza che si metteva a fare il contrario, sarei stata ben contenta perché non è che neanche ce l'hanno regalata quella dieta, sarei stata felicissima che funzionasse. No, però quello che io voglio dire anche è che noi abbiamo fatto questa dieta di carboidrati e zuccheri che ci hanno dato alla Mayo Clinic perché non conoscevamo la malattia. Quindi un consiglio utilissimo è quello di studiare e imparare tutto quello che potete sulla vostra malattia. Poi andate dal medico e se il medico vi dice una cosa che secondo voi è assurda o è dannosa, voi chiedete un approfondimento facendo vedere che voi conoscete la vostra malattia. So che non farete simpatia, assolutamente. Però è la vostra vita e come dicevo, i medici sono esseri umani che vogliono aiutarci, altrimenti non avrebbero studiato tutti quegli anni medicina, ma che non possono conoscere tutto, specialmente quando si tratta di malattie così rare. Ma anche se la malattia è comune e voi vi tenete il vostro bel diario con tutto quello che succede, un medico non può sapere come vi sentite 24 ore su 24. E se ci sono dei giorni che voi state bene, cercate di capire perché quel giorno state bene. Non può essere una cosa che si accende o si spegne. Ci deve essere un trigger, qualcosa che vi fa scattare l'emicrania, c'è qualcosa che vi fa scattare la spossatezza nella fibromialgia e c'è qualcos'altro che vi può far stare meglio, che avete fatto nel giorno positivo. Quindi questi Sì, segnali un medico. è fondamentale scriversele queste cose, perché sennò fai fatica poi. Invece se te le scrivi, poi puoi tornare indietro e vedere. Quindi, cioè, è Brava. proprio fondamentale. Bisogna essere degli scienziati, no? Cioè, essere Del scienziati di noi resto stessi. ne vale la pena, no? E poi sì, scrivervi. Io mi ricordo, scrivevo quanti passi. Poi ci sono questi braccialetti che misurano i passi, misurano le ore di sonno, la qualità del sonno. Quanti litri di acqua bevete, se state meglio bevendo tanta acqua o bevendone poca, perché tenete la mente aperta su tutto, cioè può far male tutto e può far bene tutto. Questo non dobbiamo metterci dei limiti su questo, anche le cose più assurde, anche il burro, anche il burro. Aspetta che scrivo il tuo. Senti, ti va di rispondere a qualche domanda? Certo, con piacere. Ah, ecco, ok. Allora, voilà. Ah, Barbara, ti ammiro e questo tu lo sai. Vabbè, sono arrivati 2000 complimenti dentro nei commenti. Grazie a Allora. tutti. Buongiorno, vorrei chiedere a Barbara se è vero che la Svezia. Ah, che in Svezia il 30% della popolazione segue la dieta chetogenica. Allora, più o meno loro seguono la low carb high fat, come ho detto, che è a basso contenuto di carboidrati, alto, cioè, scusate, basso contenuto di carboidrati, alto contenuto di grassi.
a vari livelli, cioè non tutti fino alla chetosi. Comunque, in cibo chetogenico, per esempio al supermercato, le uova, il burro, viene messo tutto nella stessa sezione. E, sì, io all'inizio, mi fermavo a guardare le persone che compravano per vedere l'aspetto, perché io quando ho iniziato a mangiare così ero convinta che sarei diventata 200 kg. Per dirti l'ignoranza da cui ho pensato, diventerò 200 kg, ma se Letizia torna a camminare a me non interessa. E allora guardavo e vedevo, non so, questi ragazzi, giacca e cravatta, tutti perfetti, dicevo, boh, questi si comprano quintalate di burro. Mischiavo! Perché dicevo, ma allora è vero? Cioè, ero incredula io stessa di questa situazione. E sono tante le persone, infatti ci sono anche nelle librerie delle sezioni, questi sono tutti libri, non so se li vedete, di ricette chetogeniche, aspetta che me ne prendo uno a caso, in svedese. Cioè, guardate com'è in forma a 50 anni. Aspetta, torna là a prendere i libri che ti guardiamo meglio. Guarda, guarda. No, girati, girati, non di Ma fianco. dai, vergogna! Avete visto com'è in forma a 50 anni? No, ma voi dovete vedere quando si allena. Come si chiama quell'esercizio lì che mi piace tantissimo? Quello che hai la schiena appoggiata alla panca e il bilanciere sopra Si le anche. chiama glute builder, che ti costruisce il lato B. Guarda, questo qua è LCHF per la famiglia. Faccio un esempio. LCHF per le donne, e ci sono tutti, cioè una marea di libri di ricette, perché qua, insomma, no, tante Stanno avanti persone. invece, Adesso sì, il al complesso. 30%, non so se siamo ancora al 30%, più o meno, insomma, immagino che sia quella la cifra. Allora, io, cioè, veramente queste domande sono talmente piccole che vorrei capire come potrei fare per vederle. Ho un'idea, aspetta, faccio un. Elena, ti ho perso. Ecco, sei tornata, ti avevo Ah, non perso. c'ero più? Ah, No, io non ti sentivo più. merda, no, perché ho dovuto fare lo screenshot. Comunque diceva praticamente come fai a capire cosa mangiare. Perché lei ha un figlio di 11 anni e non sa, fa fatica a fare delle ricette keto. Allora, io, segui sì. Barbara, segui Ah, Barbara ecco. e copia le Esatto. sue. Facilissimo. No, vabbè, esiste anche nella pagina del Diet Doctor. Se voi digitate Diet Doctor LCHF per Sì. principianti, prova a vedere se per principianti, Sì. vi vengono fuori delle indicazioni con Ma alimenti. perché anche in italiano, Diet Doctor? Lui ha fatto, no, ha fatto la traduzione in 40 lingue, delle indicazioni. L'hai trovato, Elena? Perché non so se. Ecco, ha fatto la traduzione, credo, in 40 lingue di quello che si può mangiare liberamente, di quello che si può mangiare in quantità ridotte e di quello che non si deve mangiare. Così, giusto per avere un'idea. Io ho trovato quelle indicazioni. Io seguo il Diet Doctor dall'inizio, cioè è proprio. La persona che io leggevo, perché è diventato famoso con questa pagina prima, con questo sito web prima in svedese, non c'era ancora, è diventato così famoso che poi l'ha aperto anche in inglese. Vabbè, adesso è conosciuto in tutto il mondo, penso che ci siano più di 30 persone che lavorano per il Diet Doctor. E No, diet, come dieta, Diet Doctor. dietdoctor.com. Beh, Sì, però ecco, il suo sito web adesso è a pagamento, quindi mentre però quella. le ricette no, eh? Ah, le ricette no. Ah, No, ok. no.
Ah, non sapevo No, bene. tantissimi, tantissimi contenuti, non sono a Tantissimi pagamento. contenuti. Poi, se tu vuoi accedere, loro ti danno un servizio, ti seguono, eccetera. C'è una fee mensile, hai accesso a più contenuti. Esatto. Però. Infatti io l'avevo fatta perché poi tra l'altro lui ha anche pubblicato tra i contenuti a pagamento il mio intervento a San Diego quando io ho raccontato la storia di Wow. Letizia. Infatti se voi digitate Glycogen Storage Diseases, perché c'era anche un ragazzo con la glicogenosi di tipo 7, ecco, le persone con la glicogenosi di tipo 7 credo siano 100 in tutto il mondo. Però se qualcuno mi ascolta, volevo dire che la chetogenica funziona molto bene anche per loro. E prima una Questo. ragazza ha scritto che lei ha quella di tipo 3 e funziona molto bene Sì, anche per lei. è stata fatta poi a Milano la sperimentazione in bicocca, Ah. sì, che ha dimostrato che funziona. Tra l'altro per la tipo 3 è, secondo me, un miglioramento della qualità della vita pazzesco perché questi malati... di solito dovevano mangiare anche a metà della notte per tutta la loro vita. Infatti, tanti avevano per i bambini mettono il tubo direttamente, i Disturbino. genitori, sì. E invece questo problema non c'è con la chetogenica, possono dormire Wow. tutta la notte. Cioè, Ecco che questo è un terapia. cambiamento della qualità della vita per me che comunque dormo. Cioè, ti immagini quando abbiamo dei bambini piccoli che dobbiamo alzarci tutte le notti. È un incubo pensare di doverlo fare per tutta la vita e poi se hai Non un è figlio, vita. non è vita. Se c'è un'altra soluzione, non è vita. Poi se è l'unica cosa che puoi fare, la fai. Però Beh, se c'è un'altra certo. soluzione, che voglio dire, è anche gustosa, perché cioè, mangiare chetogenico non è una roba, cioè è gustoso. Quindi, insomma, noi abbiamo appena lanciato, mi devi venire a trovare, perché allora, Barbara, io quando le ho scritto, gli ho detto, posso spedirti il mio prodotto da E sei assaggiare? stata Lei mi ha detto. antipaticissima. E lei mi ha detto, no, no, io non, i prodotti no, non ne parlo. Gli ho detto, ma Sono non voglio che stata tu ne parli. antipaticissima, mi Te scuso. lo spedisco e voglio solo che lo provi, Ma perché sapete, siccome no? Ma tutti i giorni immagino. mi contattano per spedirmi i prodotti e io preferisco che la mia pagina Instagram, il mio canale YouTube e il mio messaggio siano completamente gratis, cioè non legati a nessun interesse economico. Rifiuto sempre perché nel momento in cui tu prendi il regalo dei prodotti ti senti in obbligo. Vabbè, facciamo che io, siccome tutte le persone che partecipano alle nostre quattro chiacchiere con lo ricevono gratuitamente, te lo spedisco anche a te, tu non ne devi parlare, però almeno lo provi. Ti mando anche i Volentieri. fluffy pancake che sono keto. Buonissimi. Dai, va bene. Buonissimi. Grazie, Ma no, ma scherzi, mi Elena. fa super Mi piacere. spiaceva, io rispondo se ormai esasperata da tutte queste pubblicità che cercano di fare le persone attraverso di me. Cioè, quello che io voglio dire, quello che io faccio su Però Barbara, Instagram. perdonami se faccio un'osservazione. Certo, Siccome tu tranquilla. comunque hai un pubblico di persone che seguono un determinato tipo di alimentazione, cioè secondo me se tu vedi dei prodotti che possono essere utili per loro e li condividi, secondo me è una cosa utile, sempre che i prodotti siano dei prodotti interessanti, cioè è un servizio che gli dai. Cioè fin quando tu non ti fai pagare per Ci parlare dei mancherebbe prodotti, altro, è certo. esatto, ma è una tua scelta, cioè tu dici alle aziende, voi me li mandate, poi però è discrezione mia parlarne o no, cioè se secondo me è un Sì. prodotto valido, perché comunque è veramente un servizio che dai alle altre persone, perché non è facile trovare prodotti magari con determinate caratteristiche. No, certo, però la chetogenica si può fare anche senza Certo, nessun prodotto, quindi, e siccome io assolutamente. sono in Svezia e mi seguono persone da tutto il mondo, io non posso pensare che in Vietnam o cioè cerco anche di utilizzare nelle mie ricette cose che sono reperibili facilmente in tutto il mondo e di Fai solito benissimo, cioè faccio cibo questo. vero. Cibo vero e che trovo in tutto il mondo, anche perché, ecco, questa è una cosa a cui tengo a dire. 7 anni vuol dire anche vacanze, viaggi, occasioni speciali, compleanni, cioè noi
non abbiamo problemi a rimanere in chetosi, ovunque si vede. L'unica cosa è che andiamo meno in alberghi e di solito in vacanza adesso, soprattutto se c'è Letizia, affittiamo un appartamento perché così abbiamo la cucina. Però si vede, per esempio, in un mio video di qualche anno fa, io che andavo a fare la spesa in un mercato in Corea, cercando Wow. di farmi capire, perché in tutto il mondo carne, pesce, grassi, verdure si trovano, cioè quindi Certo. non uova, burro. Burro. No, il Beh, burro burro no, paesino. in Corea non c'era, in Giappone non. Bisognava andare in supermercati speciali. Io quando vado in un paese mi piace fare la vita di quel paese. Tra l'altro le persone sono carinissime. Se tu vai nei mercati locali, cioè trovi della gente simpaticissima. Si Sì, vede io che adoro. io indico, poi faccio gli inchini. Ma Loro scusa, che mi Barbara, ma prendono i per soldini esempio, dalla mano. ma in Giappone cosa usano come grasso? Beh, in Giappone hanno quasi tutte le nostre cose, però soprattutto loro usano già l'ingrediente molto grasso, usano pesci grassi, usano la carne già piena di grasso. Io ho trovato i pesci e la carne più grassi, io non ho mai visto alimenti già grassi di loro così. Anche loro mangiano le uova crude, per esempio. La loro colazione tradizionale è il natto. Il natto sono come dei fagioli che diventano però chetogenici perché fermentati per tantissimo tempo. Il processo di fermentazione, ci mettono sopra il tuorlo crudo dell'uovo ed è una roba che per noi è stranissima. Cioè, pensavo di morire, ma comunque anche questi polipi, i funghi che hanno in Giappone, ma sono meravigliosi. E io, onestamente, da italiana, olio, aglio, prezzemolo. Li ho cucinati così. Probabilmente un giapponese mi avrebbe sgridato, però è molto difficile anche farsi capire. Alla Certo, fine, certo. le trovi dappertutto le cose per cucinare a casa. Ma in Svezia invece, quando esci nei ristoranti, ci sono dei piatti chetogenici? Come in Italia, cioè alla fine i secondi piatti, vabbè, qua non hanno la pasta, quindi già il primo non c'è, loro mangiano una cosa sola, solitamente carne o pesce con verdura, quindi la dieta tipica svedese è già super chetogenica perché è un paese freddo, quindi anche da noi in Val d'Aosta, cioè Certo. l'alimentazione grassa come in tutti i paesi freddi e poi qua uno dice io sono in LCHF, quindi non mettetemi sopra, che ne so, va di moda il balsamico, perché sai, tutto quello che è italiano qua è adorato. E insomma, state attenti a non aggiungermi robe che non voglio, ma in Certo, Italia, guarda, si mangia benissimo, certo. chetogenico. Assolutamente, cioè, voglio dire, Ecco, verdure non tanti mi spinaci. dicono costa, sì, è vero, non è che vai fuori a mangiarti la piadina o la pizza, vai fuori a mangiare la carne o il pesce, quindi sappiamo tutti, sì, ma la salute? A noi la Mayo Clinic quanto ci è costata, visto che avremmo potuto Assolutamente. mangiare aragoste tutta la vita. Sono assolutamente d'accordo. Ma poi, cioè, quello che mangiamo è la cosa più importante che facciamo Sì, per la certo, non. nostra salute, Non puoi sinceramente. risparmiare lì. No. E, vabbè, 5 minuti solo. Ma ascoltami, voi in Svezia avete fatto dei lockdown come i nostri? Allora, no, assolutamente. In Svezia, infatti, vedi che io vado tutti i giorni in palestra e il mio pensiero va a tutte le persone che andavano in palestra prima. Che hanno visto vanificati anni di sforzi, a tutti i proprietari delle palestre, chi ci lavorava, perché è veramente stato un disastro, a persone che hanno i ristoranti. In Svezia hanno applicato delle misure vagamente restrittive, nel senso che c'è stato un periodo in cui i ristoranti chiudevano alle 8:30. E sì, Cioè, considera aspetta, che loro e tutto mangiano questo alle hanno, 5:30.
in tutto questo anno i ristoranti non hanno mai chiuso? No, non hanno mai chiuso. Non hanno immagino mai chiuso. Che non si mangiasse all'aperto, perché credo che d'inverno faccia abbastanza freddo in Svezia. No, vabbè, qua no, non si è mai mangiato all'aperto. E i ristoranti, c'è stato un periodo, ma adesso dal 1° giugno riportano la chiusura alle 10:30, ma considera che qua la cena è alle 5:30, tra le 5:30 e le 6. Quindi chiuderli alle 8:30 può sembrare una misura restrittiva in Italia, dove mangiamo alle 8, ma qua alle 5:30 di pomeriggio i ristoranti sono già pieni. E quindi in realtà hanno messo la chiusura quando uno ha già strafinito di mangiare. Certo. E le scuole? Le scuole ci hanno fatto scegliere se tenere i ragazzi a casa. Noi, ricordo, l'abbiamo tenuto Letizia a casa a marzo e aprile dell'anno scorso, proprio perché noi venivamo da Bergamo e a Bergamo, insomma, qua al telegiornale in Svezia parlavano tutti i giorni di Bergamo e sentivamo e conoscevamo persone che si erano ammalate, insomma, è stata per noi, è stata una cosa che ci ha spaventato, ci siamo spaventati molto, sono sincera. Però poi, vedendo tutta la vita normale che qua ha continuato normalmente, dal 1° di maggio la scuola ha tolto la possibilità di fare scuola da casa, quindi abbiamo dovuto rimandare Letizia. Per fortuna non è successo niente. Nel suo collegio si sono ammalati in tanti, cioè ammalati, no. Hanno fatto il tampone, si è ammalato per esempio un signore che lavorava in una casa, loro sono case di 30 studenti, una casa, tre case per i maschi, tre case per le ragazze e una casa mista per i più piccolini. E ci sono degli adulti che si occupano, che vivono con questi ragazzi. Uno di questi si è ammalato, hanno fatto il tampone a tutti. Alcuni ragazzi erano positivi, tutti asintomatici, e quindi in realtà le indicazioni della Svezia, tra l'altro, sulla malattia sono che quando tu sei positivo e stai male, stai a casa. Dopo 2 giorni senza febbre e senza sintomi, puoi tornare a scuola, al lavoro. E se non sei devi avere il tampone e asintomatico? Beh, però se tu sei stato malato prima e poi sei guarito, loro danno per scontato che stai bene e dopo 2 giorni senza febbre puoi tornare a scuola. Non fanno il tampone negativo. Non aspettano scuole, anche perché loro hanno detto che il tampone può rimanere positivo per mesi, anche se la persona... L'abbiamo visto qua in Italia, l'abbiamo visto. C'è gente che è stata chiusa in casa per mesi. E quindi loro dicono, non è che possiamo chiudere la gente in casa per... Anzi, qua non è stato fatto il lockdown all'inizio, cioè neanche fino adesso, perché hanno detto che lo Stato non aveva il diritto per legge di fare una cosa del genere. Quindi loro non avevano il potere e tutte queste misure sono state consigliate. Loro hanno consigliato da subito agli ultra settantenni di rimanere a casa se volevano. Sono usciti tutti perché ho visto una marea in giro. Però giustamente sono scelte di vita, magari loro sono scelte personali. Una signora che conosco ha 83 anni, ha preso il coronavirus, è stata molto male a casa, febbre 40, perdita di gusto, poi è guarita e adesso è ancora in giro. Sono scelte. E le mascherine? No, le mascherine le hanno sconsigliate. Perché... Scusa, non puoi ripetere? Sconsigliate. Cioè, perché... addirittura le hanno sconsigliate. Sì, c'è stato un episodio di un ragazzino di 12 anni che voleva stare a scuola con la mascherina e l'hanno rimandato a casa perché non poteva stare a scuola con la mascherina. Quindi poi c'è stato ragazzi, un dibattito. Ragazzi, ci trasferiamo tutti in Svezia. C'è stato un dibattito, è intervenuto il governo, ha detto no, non ci è sembrato bello che lo rimandassero a casa, se qualche bambino o qualche ragazzino la vuole tenere è libero, quindi adesso dovesse ricapitare lo lasciano a scuola se lui vuole, però per esempio nel collegio di Letizia sono 707 studenti e non porta nessuno la mascherina. I nostri bambini, poverini, sono obbligati a stare a scuola. Io veramente questa roba qua,
Per fortuna che non ho un bambino io, perché avrei fatto un casino che la metà destra. conoscendoti, Elena. Cioè, non esiste. Ma sai poi qui Anche. cos'è il brutto? Sai cos'è il brutto? Che se tu mamma dici, mi sembra assurdo che mio figlio stia a scuola tutto il giorno con la mascherina. Purtroppo il problema è che la maggior parte delle altre mamme ti prendono come un incosciente. Quando invece la realtà è che noi non siamo fatti per passare 8 ore al giorno con una roba davanti alla bocca Questo che. è quello che ha detto il governo qua. Ha detto non ci sono studi che dimostrano che non è dannosa portata per lunghi periodi. Allora, qui ci chiedono, scusate, ma non c'è stato il più alto tasso di morti in Svezia non avendo messo il lockdown nel 2020? Allora, Vogliamo c'è parlare stato, di numeri? No, no, scusate. c'è stato il più alto tasso di morti nei paesi scandinavi. Ma in proporzione più basso rispetto all'Italia e a tanti altri paesi, alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Spagna. Guardate, se volete, c'è un sito che è molto interessante perché sapete che io sono un po' fissata con i numeri. Il sito è worldmeters.info/coronavirus, ok? Andate su quel sito, c'è una. Aspetta, me la mostro così. Aspetta, come giro questo coso? Ok, c'è una tabella delle country, dovete andare sotto, no? Qui, country, eccetera. Quando dovete confrontare la mortalità in paesi che hanno popolazioni diverse, dovete guardare questo numero, death over 1 million people population, ok? Quindi io li ho già messi in ordine, Caspita, abbiamo bravissima. Ungheria, Bosnia, Cechia, vabbè, Italia, Perù, andiamo a cercare la Svezia, vediamo. Svezia, 33° posto, niente lockdown. Quindi, allora, purtroppo c'è stata una grossa manipolazione delle informazioni in quest'ultimo anno e mezzo, quindi anche in questo caso io vi invito, informatevi da soli, perché i dati ci sono alla portata di tutti e quindi vi potete informare da soli. Cioè, per Tra esempio, un'altra. l'altro, oh, scusa Elena, scusa, No, no, vai. volevo dire che il 1° maggio hanno obbligato tutti i bambini a tornare a scuola l'anno scorso e credo che abbiano fatto un gran bene, perché rinchiudere la popolazione svedese durante la primavera e l'estate, con l'inverno che poi noi abbiamo davanti a noi, avrebbe sicuramente indebolito parecchio il sistema immunitario, È il certo. morale. E nell'anno successivo avremmo visto tutti i frutti di una scelta che comunque andava a indebolire il sistema immunitario. Perciò no, gli svedesi stanno fuori, appena c'è un po' di sole escono, ma è proprio una questione di salute. Certo, cioè, ne avete assolutamente bisogno, perché cioè, lì in Svezia, essendoci poco sole durante l'anno, è fondamentale. E poi so che, insomma, quando arrivano le notti bianche, fate proprio, cioè, la vostra vita si allunga. Cioè, Esatto, bellissimo. è Io non sono bella mai Giorgia. stata in Svezia, verrò a Ti trovarti, voglio aspetto, Elena, conoscere dai, ti questo aspetto, ti paese ospito, hai tutto civile. chetogenico. Mi adotti. Ma sai quanta gente me lo scrive? Ma Ho sai detto, che si vede. mi è venuta un'idea della Madonna per il tuo futuro. Potresti fare dei workshop a casa dove la gente viene da te e tu gli fai vedere gli cucini di qui, di là, cioè saresti bravissima. No, ma io ce l'ho già un'occupazione. Nel futuro. Nel futuro, chi Eh può sì, dirlo? Il perché. futuro è sempre una sorpresa, vedi? Esatto, assolutamente. Esattamente, la percentuale di morte sul totale della popolazione. Ah, in Svezia si fa il vaccino, ci chiede. Sì, lo stanno facendo a chi vuole. Sì, in Svezia non esistono vaccini obbligatori neanche per i bambini. La vaccinazione è facoltativa, completamente. Però lo stanno facendo, credo che adesso siano arrivati ai 45 anni che si possono vaccinare. Ovviamente è dalla maggiore età, cioè dai 18 anni in su, perché lo Stato poi, in caso. Questo è il motivo per cui non hanno messo le vaccinazioni obbligatorie sui bambini, perché loro in caso di danno da vaccino
sarebbero costretti a mantenere tutta la vita quel bambino, quindi hanno detto facciamo facoltativo e chi vuole si prende questo rischio. Perché io non so se lo sapete, ma in generale, cioè, gli effetti collaterali dei vaccini, ma di qualsiasi vaccino, sono a carico dello Stato. Non Sono a sono carico dello Stato qua. sempre, ma non Esso, solo sì. per il Covid, sempre. Quindi, cioè, le aziende farmaceutiche fanno un prodotto, non si assumono le responsabilità, lo Stato si assume le responsabilità e i costi. Quindi questa cosa qui non è solo per il Covid, è sempre così per i vaccini. Qua Quindi, c'è insomma. stata una reazione avversa di tipo 150 bambini a un anti-influenzale di qualche anno fa, per cui hanno sviluppato la narcolessia, che è una malattia gravissima, molto grave, e per cui lo Stato se ne è fatto carico, motivo per cui hanno detto adesso la vaccinazione anti-influenzale è proibita qua per i minori e i maggiorenni la fanno sotto la loro responsabilità. Cioè, hanno fatto il vaccino anti-influenzale ai bambini e gli è Sì. venuta la narcolessia. Vabbè. Io credo che mi trasferirò in Svezia. No, credo che soffrirei un po' troppo. Il freddo non più, perché crescendo mi sono resa conto che sto molto meglio al freddo che al caldo. Ecco, in chetogenica si sente molto meno il freddo. Questo è importantissimo. Sai Per me perché? che vivo qua. No. Sai perché? Perché quando mangi in un determinato modo, che può essere low carb, keto, soprattutto keto, il grasso diventa, cioè aumenti la massa di grasso bruno, che è quello che hanno anche i bambini piccoli. Sai che i bambini piccoli non hanno mai freddo, È ma tu vero, dici è vero. copriti, copriti, e loro si spoglierebbero continuamente. Il grasso bruno è metabolicamente attivo, è quello che produce calore. Quindi quando si mangia in low carb slash chetogenico aumenta il grasso bruno e quindi tu produci più calore e non hai freddo. Certo, io infatti quando sono arrivata qua avevo un gran freddo, invece adesso anche d'inverno non uso cappello, spesso non uso la sciarpa, esco così proprio tranquilla. Allora, aspetta, va bene, ok, situazione vaccini, Barbara, io la chiamo Wonder Woman, Barbara è una grande donna, e sei coraggiosa e sei stata ripagata per non aver mollato, grande. Questa dieta serve anche per il diabete di tipo 2, Il dottor certo. Westman ha delle cliniche, il medico di cui vi ho parlato prima, proprio in cui applica la chetogenica, per il diabete di tipo 2. So che bisogna poi, stare attenti perché comunque gradatamente si tolgono i farmaci Sì, fino ad bisogna essere eliminarli, seguiti da un medico esatto, specializzato. fino a eliminarli completamente, quindi ci sono degli step che vanno seguiti, però, sì. Lui dice che si cura il diabete di tipo 2 con la chetogenica completamente, quindi vi invito a informarvi perché, insomma, ne vale la pena. Allora, sai, anche con anche una low carb fa bene al diabete di tipo 2, cioè il diabete di tipo 2 è una malattia che è stata la conseguenza di uno stile di vita, Esatto. ovvero del fatto di avere sempre la glicemia alta nel sangue. Quindi facendo un'alimentazione a basso contenuto di carboidrati che tiene sotto controllo la glicemia, in moltissimi casi sparisce. Però dipende, perché bisogna vedere se quelle, adesso le cellule, le isole, non mi ricordo, hanno un nome bellissimo, le isole L'isola. di Langerhans, le beta cellule, non lo so, se sono ancora in grado di produrre Ah insulina. certo, Ma dipende anche da quanto tempo uno è malato. esatto. Però nella maggior parte dei casi si può migliorare molto. Quindi vabbè, è stato bellissimo, io ti adoro, trovo che tu sia un essere umano Figurati, meraviglioso. mi fa arrossire. Ma è vero, scusa. Grazie. Cioè, ma guarda che quella cosa che hai detto tu prima, no? Cioè, è il minimo che ci mettessimo tutti in chetogenica. Non è il minimo. Cioè, tu hai fatto, secondo me, la scelta più appropriata quando in una famiglia c'è una persona con una problematica che ha bisogno di un'alimentazione di un certo tipo. Secondo me è proprio un gesto di rispetto degli altri membri della famiglia verso quella persona, mangiare come lei e anche
di rispetto verso chi cucina, perché Anche. se no. E quindi, ah, grazie. Isole di Langerhans, bellissimo, nome meraviglioso. Bello, sì. Cioè, meraviglioso. E quindi io ti sono grata per la persona che sei, No, grazie a te, Elena, grata per il veramente. lavoro che stai facendo, perché insomma il fatto di condividere la tua esperienza può permettere ad altre persone di cambiare la loro vita, perché Lo questa spero, lo spero. è meraviglioso. Quindi ragazze, se vi capitasse, ragazze, ragazzi, donne, uomini, tutti, se dovesse capitarvi di sentire dei vostri amici che hanno queste problematiche muscolari, provate a dirgli di ascoltare questa diretta e magari di farla ascoltare anche al loro medico, perché purtroppo questa malattia genetica è molto rara e quindi anche molto poco conosciuta. Quindi, secondo me, la vera forza dei social è quello di poter condividere e a nostra volta ricondividere affinché un'informazione possa diventare virale, non quei video del cazzo Ovviamente, dove non... fanno i balletti, capito? Ecco. Ovviamente sono a disposizione anche per mandare la documentazione medica al vostro dottore, qualsiasi informazione ufficiale, scientifica, ormai ce ne sono tante. La mia grande soddisfazione è stata che a Copenaghen un altro team ha fatto un nuovo esperimento per vedere quale tipo di chetogenica era perfetta per la glicogenosi di tipo 5. Quindi loro che prima Wow. davano i carboidrati e gli zuccheri hanno fatto una chetogenica, tutte e tre tipi di chetogenica hanno messo a confronto. Cioè, con diversi livelli di carboidrati e proteine? Sì, no, proteine sempre un 15%, carboidrati 5, 10 o 20%. E il resto grassi. Quindi hanno visto che 20% di carboidrati è troppo, perché sei lì al limite tra la chetosi e la non chetosi, quindi non va bene. Ma hanno visto che 10% di carboidrati ti dà gli stessi risultati del 5%, quindi 10% di carboidrati è È una una bella buona differenza. chetogenica sostenibile, fatta con piatti gustosi, buonissimi, e che uno non, insomma, non deve integrare con grasso puro, non devi bere olio, non devi fare cose strane, ecco. E quindi praticamente era la chetogenica che facevamo già noi. Abbiamo Bello. azzeccato, ci è andata bene. Sì, l'importante è rimanere nello stato di chetosi per questa malattia. Poi, come hai detto tu, Elena, per altri problemi è sufficiente una low carb, ma invece i malati di glicogenosi devono essere in chetosi, cioè la Certo. loro fonte energetica principale devono essere i grassi trasformati in chetoni, perché sappiamo bene che gli zuccheri danno loro dei problemi. Certo. E tu hai mai provato a dare a Letizia i chetoni esogeni? Allora, sì, ho provato, tra l'altro. Su consiglio anche di una persona molto, molto capace, mi sembra sia Alessandro Ferretti, non so se lo conosci, No, chi è? lavora, Alessandro Ferretti, mi sembra che si chiami, lavora a Londra, è un biohacker che Ah. però ha anche, lo conosci, l'hai venuto fuori, guarda che non No, vorrei sto aver detto. cercando. Adesso che mi hai dato biohacker, forse lo trovo. Sì, Ecco, trovato. però il 75% di malati di glicogenosi è in forte sovrappeso, perché loro comunque hanno una malattia di accumulo, quindi in realtà le loro scorte di glicogeno non sono piene al 100%, sono piene al 150%, quindi loro... E a questo glicogeno si lega una quantità spaventosa di acqua, perciò hanno anche una ritenzione idrica. Certo, E io ho perché visto magari che i ricordiamo chetoni... una cosa, perché a ogni molecola di glicogeno sono legate, a ogni Quattro... grammo di glicogeno Quattro... sono legate 4 grammi di acqua. Per quello che quando vi mettete a fare una chetogenica o una low carb, i primi giorni fate un sacco di pipì e più o meno perdete 1,5 kg, 2 kg i primi 2 giorni. È tutta acqua, Ecco, quella è legata al certo, glicogeno. Vai, è scusa, ti ho certo. No, interrotto. no, tranquilla.
E quindi bisogna stare molto attenti alla questione peso, perché l'insulinoresistenza dà a Letizia e ai malati comunque un senso di fame continua. Non hanno, almeno Letizia non ha questo senso di sazietà mai. E Manco io. perciò. E non c'è la malattia genetica. E quindi che, i chetoni esogeni li abbiamo Io provati anni fa e tra l'altro io ne avevo ancora parlato anche, sicuramente lo conosci, con Dominique D'Agostino. Beh, lui è stato uno di quelli che li ha sviluppati gli esteri di chetoni. Sì, esatto. E io avevo dato anche tutta la, l'ho conosciuto di persona, gli ho dato anche tutta la documentazione medica di Letizia. Però in realtà per il suo problema è sconsigliato perché Ah, comunque lei è già in chetosi, quindi certo. quelli aiutano, è già in chetosi da anni. E tra l'altro provandoli abbiamo visto che le fanno aumentare il peso in maniera pazzesca, cioè una cosa impressionante e non ha un beneficio. Quindi praticamente, siccome lei ha sempre fame, preferisco quelle calorie e dargliele in cibo, Certo, poverina. certo. E era stato questo, però sì, è un tentativo di tutti quei tentativi che sai che faccio. Senti, Però c'è sai. una domanda. Come mai questa malattia si è manifestata con una polmonite? Ma non credo che si sia manifestata con la polmonite, No, credo che io sia stato, una cioè, durante la coincidenza polmonite. Cioè, è durante la che con la polmonite. polmonite le hanno fatto, durante la polmonite, tant'è che il nostro medico di famiglia si è stupita perché anche suo figlio aveva avuto la polmonite da micoplasma, la stessa identica, e lei l'ha portato al pronto soccorso, ma era in vacanza ed è andata in Toscana. In Toscana facevano delle analisi del sangue diverse rispetto a quelle per la polmonite fatte a Bergamo. Tant'è che in Toscana non hanno misurato questo famoso CPK, che è l'indice della malattia. Invece in Lombardia, per puro caso, gliel'avevano misurato. Tant'è che la dottoressa mi ha chiesto: ma come mai le hanno misurato il CPK? Ho detto: no, ma non lo so, me lo dica lei. Cioè, io non lo so perché non è certo una roba che quando tu vai al pronto soccorso e ti fanno le analisi, non è che tu chiedi fammi questo e fammi quell'altro, cioè fanno loro. E si vede che, e le ha detto, si vede che in Toscana hanno una procedura diversa, delle analisi diverse. È stato un caso, l'abbiamo trovato per caso. E purtroppo lei si è aggravata proprio quando abbiamo capito che c'era un problema. Finché la trattavamo normalmente, e comunque lei, anche prima di ammalarsi, non è mai stata una bambina amante del dolce. Infatti, pensa quanto è intelligente il nostro corpo, il nostro cervello, il nostro gusto. Lei, per dirti, la sua cosa dolce preferita era la mela. Non mangiava caramelle, non voleva dolci, non mangiava merendine. Non... Era una bambina, noi pensavamo, più amante del salato. Quanti ce ne sono, no? In realtà si vede che lei, dopo che mangiava qualcosa di dolce, non stava benissimo. Ho pensato io dopo, no? Perché io tutte le cose di carboidrati e zuccheri che mi avevano detto di darle, le ho dovute comprare. Non ce le avevamo a casa perché lei non mangiava quelle cose lì e Ecco, quindi. Barbara, una domanda importante. Cioè, vabbè, il CPK dà appunto questo valore sballato di questa proteina. Ci sono altri esami da fare? Oppure, com'è che si fa a capire? Bisogna fare un esame genetico per capire se uno ha questa malattia, giusto? Allora, dopo la diagnosi abbiamo fatto tutti e tre noi, io, mio marito e nostro figlio, l'analisi genetica che si fa con un prelievo del sangue, però c'è un'attesa di 4 mesi. Questo perché? Perché abbiamo pensato che anche nostro figlio potesse avere questa malattia. Siccome si accendeva nella tarda infanzia, ma alcune persone anche più tardi. Ci sono forme meno gravi, persone che se ne sono accorte a 20 anni. E io ero sicura al 100% che ce l'avesse anche mio figlio, perché lui invece era uno molto tranquillo. E... No, poi sai Poverino. quando entri in questo tunnel Sì, di immagino. stress, dici, Certo. tra l'altro poi abbiamo conosciuto una famiglia cilena che è andata da quell'esperto di New York, che abbiamo portato Letizia, che aveva con la malattia 4 figlie su 5. 4 su 5, perché è vero che ce ne sono 30 in tutto il mondo, ma quello che uno non pensa.
Aspetta, oh, scusa. aspetta, 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 perché quando arriva il coso va via l'audio. Quello che uno non pensa, ci È siamo che ci persi. sono famiglie devastate da questa cosa, perché noi abbiamo una figlia. Certo. In Australia c'è una famiglia che ha due gemelli omozigoti, tutte e due ovviamente essendo omozigoti con la malattia. Questa famiglia cilena ha quattro ragazze, hanno avuto tre gemelli, trigemini, tutte con la malattia. Tra l'altro la piccolina che aveva 6 anni non aveva ancora manifestato i sintomi. Le hanno fatto l'analisi genetica e ce l'aveva anche lei, sua mamma mi ha chiamato per dirmelo, mi ha detto pensa che era tutta contenta, diceva ce l'ho anch'io come le mie sorelle, non si rendeva conto, capito? E quindi le malattie genetiche distruggono le famiglie, ma nell'analisi genetica, siccome io mi ero anche convinta di essere lontana parente di mio marito, perché ho detto no, è una malattia troppo assurda. Siccome io sono originaria della Val Sugana, dell'ultimo paesino prima del Veneto, e mio marito di Belluno, che è la prima cittadina al confine con la Val Sugana, abbiamo detto, si vede che abbiamo dei parenti, dei lontani, degli antenati in comune. Noi ci siamo conosciuti in Toscana, vivevamo a Milano, cioè era una cosa veramente. E invece abbiamo due difetti genetici diversi. Ma tutte e due causanti lo stesso tipo di glicogenosi. Pazzesco. Quindi ogni nostro figlio avrebbe avuto il 25% di possibilità di ereditarli tutte e due e di essere malato, come Letizia. Il 25% di possibilità di non ereditare alcun difetto genetico e un 50% di possibilità di essere portatore, come è capitato a nostro figlio, che ha ereditato il difetto genetico di mio marito. Quindi la Wow. percentuale dice che un figlio su quattro di persone portatrici di una malattia genetica, dove entrambi i genitori, in questo caso, no, perché questo tipo di malattia genetica, insomma, devi essere portatore sia tu che l'altro genitore. Certo. E quindi è così. Che bello, grazie. Prego Elena, grazie a te Grazie. che mi hai permesso di raccontare la nostra storia. È una Spero storia veramente che sia bellissima. d'aiuto a qualcun altro, anche una persona sola. Io continuo con anche il mio 1% ad andare avanti. Dovesse aiutare anche una persona sola, tutte le vite sono importanti, se si può Scusa, fare un'ultima qualcosa. domanda che mi sembra importante, ma queste mutazioni che avete sono state scoperte con il cariotipo o analisi più specifiche? Non lo so, noi abbiamo fatto, ci hanno detto che facevano l'analisi genetica, non lo so, non lo so, mi dispiace. Tra l'altro abbiamo tutto in inglese dalla Mayo Clinic, l'abbiamo fatto sempre là e insomma l'abbiamo fatto per vedere appunto se nostro figlio fosse portatore. Un giorno quando deciderà di avere dei bambini, la sua compagna dovrebbe fare le analisi del sangue per vedere se anche lei è portatrice di questa malattia ultra rara, adesso voglio dire, però. Meglio saperlo prima, no? Meglio essere consapevoli in generale nella Sì. vita, no? Almeno sai come prendere le cose, io penso. Sì. Poi magari uno dice no, lascio fare il caso, ok, ma hai la scelta. Sì, cioè almeno sai anche come comportarti. Cioè, io sono sempre per la consapevolezza, la Certo. verità brutale, io sempre. Cioè, Sì. preferisco essere consapevole piuttosto che non sapere come stanno realmente le cose e quindi non avere neanche la libertà di decidere come comportarmi. Quindi per me brutalità, sincerità brutale sempre. Certo. Grazie, ti voglio bene, sei Grazie Elena, ti voglio bene anch'io, prometto che verrò a trovarti a fantastica. Monza, Ok, vero? sì, dopo mi mandi l'indirizzo così ti spedisco i prodotti. Non ne devi parlare, promettilo in diretta davanti a tutti. Prometto che non ve ne parlo, ma li mangerò tutti. E fai. Dai, grande. Grazie a te Elena, un Ciao, vuoi bacio. chiudere tu? Vuoi dire qualcosa? No, beh, ringrazio tutti per averci ascoltato. Sì, volevo dire, insomma, alle persone che stanno male, come al solito il mio pensiero, forza, coraggio
un cambio nello stile di vita dicono che sia quasi impossibile. Ci sono delle percentuali che persone anche in punto di morte decidono di non fare un cambiamento nello stile di vita, ma secondo me quello che è difficile, veramente difficile, è vivere da malati. Cioè, il resto è una passeggiata. Io dicevo sempre avrei mangiato i sassi pur di far stare bene Letizia, invece no, mangio cose buonissime. E quindi fatelo questo cambiamento di stile di vita. Qualsiasi malattia voi abbiate, provate, provate cose diverse, perché il corpo è meraviglioso, una macchina meravigliosa, e, insomma, forza e coraggio. Grazie. Ciao Elia, un Ciao bella, bacio, buona ciao anche a domenica. te, Ciao, ciao a ciao, tutti. grazie. Ciao, buona domenica.